Grazie a tutti di essere qui, grazie a tutti quelli che si sono fatti un bel viaggio perché molti di voi vengono da fuori, grazie a Enzo e a Silvia, grazie a Diela, che grazie a lei che Enzo è qui, perché già lo seguiva e ci ha messo in contatto. E nulla, siamo felici di avervi qua e auguro un buon proseguimento. Bene, grazie. Grazie. Dici, in piedi o seduto? Boh. Bene, comincio seduto, poi vediamo come va. Bene, grazie dell'invito, grazie Diela che sei responsabile e quindi grazie a tutti voi che avete fatto tanta strada e vediamo di fare questo lavoro. E io però ho un paio di domande perché alcuni li conosco. Però quelli di qui non li conosco. Quindi volevo sapere che interesse c'è con l'agricoltura, perché il tema è l'agricoltura, della biodinamica e i suoi sviluppi. Comincio con quelli che non conosco, perché... Agricoli? Oh, puoi dire qualcosa di più? No, Perché fai parlare perché gli altri non agricoli? sono agricoli, li conosco. Quindi, insomma, secondo... No, siamo dei produttori biodinamici, Di? coltivazione di mele, di viti e così, un po' di tutto, frutta. Quanti ettari? Un ettaro, Un ettaro, ancora piccolino. qua così Per vicino, un'ospera? sui terrazzamenti, non Per un'ospera? esiste. Va bene. È la natura che ci dà una mano, non l'uomo che dà. Siamo aiutati dalla natura, se la Va bene. rispettiamo. Ticchiolatura? Non esiste. Sono mele di piante resistenti, Avete messo... Sì. cioè senso sottinteso. E la viti, scusate, perché così magari Le viti persona che lì... abbiamo di resistenti e di mele di Che buona qualità. Di coltivare avete? solito è nebbiolo, di solito malte, hanno di tante qualità. Va bene. Sia quelle da tavola che quelle da vino, nella zona bellissima, zona Inferno, qua così a 5 km da qua, sul versante retico. Bene, grazie. E abbiamo altri interessi agricoli? Io da poco che ho un appezzamento di giardino, diciamo più che agricolo, però ho un melo che ha iniziato a fare 2 meline piccoline, è la mia prima esperienza, quindi qualsiasi cosa mi può essere d'aiuto per evitare che poi magari qualche parassita lo possa. Adesso è molto bello, le foglie sono belle, le meline si incominciano a vedere, ci sono ancora i fiori, però faccio il melograno, però è la prima volta, quindi sono Vabbè, qua ad vediamo perché devo capire anch'io ascoltare. in 2 ore cosa fare, perché il titolo è un po' preciso, però il titolo è preciso, ma poi devo capire che gente c'è, perché... Poi dovrei imparare a fare il compost, Va se bene, dici qualcosa. sabato prossimo ne faccio uno di 20, no che 20, un 50 metri cubi, però poi ci sarà il video. Allora, e altri interessi agricoli? Ditemi qualcosa su. Ma è un piccolo orto, cosa base. Orto di casa. Uso familiare. Diela. Anche io posso aiutare mia suocera a fare l'orto di casa a 800 metri, siamo un po' su rispetto a Sondrio, è un orticello morto. Allora, diventa un po' problematico mettere insieme tante cose, no, poche cose, non tante, col titolo, perché il titolo è L'agricoltura biodinamica e la sua evoluzione. Era così, no? Però, biodinamici fate voi, i preparati chi li fa? Siamo associati con quelli del Trentino come soci, dopo ci forniscono sia con l'oretame, con lo silice, le tisane, i ringraziamenti. Vabbè, vi trovate bene? Basta. E allora... Beh, è meglio sentire qualche cosa di La chi, com'è sigla... che si evolve e perché noi, siccome eravamo in tre primi in tutta la provincia di Sondrio, io, Marcele, Mondora, e speriamo che qualcheduno segua, che è una scelta bellissima. Sì, eh. Io ho iniziato nel 77,
Sempre mi qualifico il dinosauro della biodinamica, perché non ce n'è più nessuno così. E, però adesso facciamo un po' in libera, poi torniamo sull'argomento. E io ho visto letteralmente miracoli, non c'è altra spiegazione agronomica, non esiste, letteralmente. Poi c'è stato Chernobyl, e con Chernobyl io i miracoli non li ho più visti. Si è tutto calato di un piano, e da lì il mio lavoro poi è di inventare, diciamo, l'omeopatizzazione di preparati, quindi portare tutto in omeopatia. Lì ho rivisto funzionare, non come prima, e poi ho fatto ancora i miei passi, diciamo, e adesso non lavoro più in omeopatia, e adesso c'ho i risultati. Adesso stiamo facendo vivaio, barbatelle di viti resistenti alle patologie, stiamo facendo fruttiferi resistenti alle patologie, cioè stiamo lavorando già a migliaia e migliaia di piante. L'obiettivo è chiaro, arrivare a 2 milioni di piante. 2 milioni. Perché parlando con un frutticoltore biologico importante, non faccio nomi, che lavora in tutta Europa e anche nei Stan, Kazakistan, tutti quelli là, e lui dice la frutticoltura in Europa è finita. Perché le malattie sono talmente tante che non ne veniamo fuori. E io rispondo, sì, è vero, la tua agricoltura è finita. Quel modo lì è finito, bisogna fare altro. E tra il dire e il fare, dico, abbiamo giù i vivai, insomma, stiamo lavorando. Ma il punto è arrivare a avere piante, quindi rigenerare talmente la pianta che torni a essere resistente alle patologie. Però è un percorso estremamente lungo, come avere un figlio un po', diciamo così, che per 20-30 anni è andato in compagnie degenerate, e poi sperare in un anno di rimetterlo in riga. Non ce la fai. No, ci vuole il suo tempo. Minimo ci vuole 3 anni, ma però adesso sto già parlando così. Va bene, allora, facciamo un'introduzione. Prego. Sì, no, io ho ereditato un terreno con degli ulivi in Puglia, però hai già detto che là è un discorso a parte, il problema della famosa xylella. Sì, ma io ti ho già risposto. Sì. Che ho fatto un progetto per la xylella, sì. Lo volevano gratis. Sì. Perché chi mi conosce sa che io lavoro tanto gratis, ma quando lo pretendi gratis, ho detto, allora non te lo faccio. Li conosco. Ecco, gli ho chiesto 3.000 euro per la xylella. No, vabbè, dico, tieni la xylella, scusa. Cioè, non puoi sfruttare così, insomma. Perché io lavoro gratis, faccio i preparati e li regalo. Qua lo sanno tutti. Sì, vedi, sì. Lo fanno, ma perché li regalo? Adesso arriveremo a questo. Una missione. Prego? È una missione. Sì, ma c'è anche la missione di rubare, c'è anche, sono tante missioni. C'è chi lo fa per bocca di rosa, lo faceva per passione, cioè, quindi non c'è problema. Non è quel tipo di paragone. Sì, però c'è chi c'è le sue. Sì, lo so. Però la passione è la passione, la soddisfatta, la passione. È quello che ha per passione. Ce la siamo fatti una risatina. Allora, cerchiamo di capire cos'è sta biodinamica. Allora, prima di tutto, 1924, erano già 4-5 anni che il conte Kaiserling che aveva una... Da quanto tempo sei qui? No, conte di ciò. Sì? Sono qui da un po'. Sì. Aveva una tenuta di 5.000 ettari. 5.000 ettari sono tanti. Vi dico qualcosa. Noi adesso lavoriamo da 3 anni circa con questo metodo e siamo arrivati a 5.500 ettari. In 3 anni. Lo dico per chi sa cosa vuol dire l'agricoltura. Un'esplosione. La notizia di ieri mattina, vado in libera, non è una, vedremo cosa fare di questo. Ieri mattina, perché lavoriamo molto in Messico, e l'uomo, Francisco, che coltiva zucchine, che quando mette giù le zucchine, e chi ha l'orto piccolo, l'orto di casa, quante zucchine metti giù? 10 piante. Lui mette giù 100 ettari per volta. 100 ettari sono 200 campi da calcio per volta. E dall'anno scorso che ci parliamo, perché aveva attacchi di virus, per cui non raccoglieva più niente. Virus zucchine,
chi lo sa, insomma, non neanche te le mangi tu, insomma, no? Perché magari dici me le mangio io proprio, le butti via. Allora gli ho imposto, ho detto, se vuoi lavorare con me, devi iniziare a rigenerare il seme, fare nuove piante, cambiare il corpo eterico del seme e lavorare così. Lui nicchiava perché è agronomo patentato e quindi quando un agronomo patentato sa tutto, sì. Però perdeva le zucchine. E allora per fortuna c'è questo riscontro con la realtà, capisci? Che tutta la mia conoscenza non riesco a fare le zucchine. Quindi abbiamo iniziato e la notizia di ieri mattina, ve lo dico così, che mi ha mandato un'email e dice su un ettaro di zucchine abbiamo prodotto 1000 casse in più. Ce l'ha lei lì. 1000 casse in più, siamo arrivati a il triticale, che è una specie di frumento, un incrocio frumento, a farne 36 quintali a ettaro, che non è tanto, però è nel deserto. Per la pianura padana non è tanto, ma per il deserto è tanto. Abbiamo le foto del deserto che è diventato verde di erba medica. Ecco, questo è dove siamo arrivati. Per questo oggi c'è la biodinamica e la sua evoluzione, perché per me, che sono nato biodinamico, ero presidente ed ero tutto, c'è una storia, poi mi ha fatto fuori, vabbè, troppe idee, ma non riesci a fare questo, non ci riesci, quindi bisogna comprendere che lo Steiner voleva fare 3 corsi di agricoltura, questo non so se te lo hanno mai detto, non si parla mai di questo, lui voleva fare 3 corsi che erano riservati non agli agricoltori, ma per gli antroposofi iscritti alla classe, quindi quelli diciamo dell'università, che avevano anche interessi agricoli. Quindi avevano una preparazione spirituale, meditazioni, tutto quanto, elevata. Adesso si va dappertutto, i miei amici messicani li faccio pregare io. Dice, non ti do l'iniziazione, non te la posso dare, però pregare sai fare, e comincia da lì, e poi vai su. Perché il minimo è la devozione, il minimo è la devozione. Va bene, lui voleva fare 3 corsi, ha fatto il primo, poi è morto, per cui mancano 2 corsi. Primo corso ci sono i famosi preparati, che si conoscono, qualcheduno almeno, e parleremo qualcosa. Ma la domanda è, cosa avrebbe detto nel secondo, cosa avrebbe detto nel terzo, e dopo 100 anni, forse, visto che abbiamo gli OGM, i CEMI, il 5G, il buco di ozono, l'inquinamento di tutti i detriti spaziali, ecco, forse è il caso di fare un quarto corso. E noi siamo fermi al primo. C'ha un nome, eh? Si chiama Chiesa. E questo è un dogma. E ho detto, fino a Chernobyl ho visto cose incredibili, adesso non voglio tediarvi, ma io quella volta ero ateo praticante, lo dico perché voi sapete quelli di Modena che ho fatto un po' di tutto, ho fatto anche l'ateo, e quando ho visto quelle cose ho detto basta, qui quei libri li metto là sotto e bisogna cambiare i libri in biblioteca, no? E quindi ti arrendi alla realtà. Bene, allora io ipotizzo cosa avrebbe fatto negli altri corsi, perché è quello che io cerco di fare. Vorrei dire, adesso sono parole gratuite, la mia devozione a Rudolf Steiner, che è profonda, quell'uomo va bene. E, allora, prima dati i preparati sono come dire l'ABC, andiamo a scuola, va bene, fai le elementari, ci vediamo l'anno prossimo alle medie, poi ci vedremo le superiori, è morto. Quindi le medie e le superiori non sono scritte, però lui aveva un taccuino dove lui metteva gli appunti delle conferenze e prima delle conferenze scriveva, ma proprio 2 parole, parlare dell'azoto, parlare della candelora, proprio appunti, veramente appunti, che io l'ho avuto in mano ormai 2 anni fa quasi, non capisci nulla, nulla. Nulla, perché sono appunti di una persona che conosce l'argomento a quel livello e ha proprio fatto l'appunto, la scaletta. Ecco, più che appunti, è una scaletta. E tu da una scaletta devi scrivere il libro. Buon lavoro. È come Raimondo Lullo, no? Stilla Jeep, quelle canne brachiali. E ci ho impiegato 1 anno per cercare di capire qualcosa. Ma lo dico non per me,
per capire. E ho cercato in giro, nessuno l'ha commentato quel taccuino. E nel taccuino ci sono delle cose che lui in Coberbis non ha detto. Proprio ci sono delle cose importanti che lui non ha detto. Allora i casi sono due. O ha preso un appunto per il secondo corso, ma quello era lì, il taccuino del primo corso, oppure l'ha guardato in faccia e ha detto la prossima volta. Io propendo per questa, perché sono cose messe quasi a metà del suo libretto e quindi non puoi dire non ha fatto a finire, no? E ci sono le chiavi per comprendere come si forma l'humus lavorando con lo zodiaco, non con l'etame. Come muovere le forze zodiacali, come attivare certe forze zodiacali per sviluppare l'humus, per disinquinare, cambiare il pH del terreno, una miniera che il biodinamico non sa fare, perché non le ha spiegate. Va bene. Chi ha seguito il mio commento Coberbis, qualcosa ho spiegato di questo, il famoso taccuino dello Steiner. Ci ho dedicato qualche serata. Confermate? Confermate. Ebbene. Allora, a questo punto bisogna rimboccarsi le maniche. Allora, la prima cosa, lui ha dato i preparati. Preparati li ha dati perché il mondo agricolo aveva tre domande. Uno, i bovini, gli animali stanno perdendo di fertilità. 100 anni fa esatti, Era fra 10 giorni, 15 giorni, sono al secolo. Stasera devo parlare di questo. A un secolo da Coberbis. Bene, non ci avevo fatto questo collegamento. Mi sono chiesto più volte ma cosa vado a fare a Sondrio. E invece è l'anniversario di Coberbis. Bene. Allora, questa è la prima domanda. Seconda domanda, il seme perde vitalità. Che noi firmeremo noi per avere il seme di 100 anni fa, anche col sangue. E terzo, la conservabilità dei prodotti, la qualità alimentare dei prodotti che scade sempre di più. 100 anni fa. E lui diceva, io non ho mai più mangiato le patate che io da giovane mangiavo. Quindi lui da giovane del 61, diciamo del 70, anche 80, 1880, e quindi siamo in un calo. Chi, non so se tu hai anche erbaio, medica, qualcosa, se ce n'è un po'. Non c'è spazio. Beh, sai quanto anni dura un medicaio? Quando lo semini, quanti anni dura? Può darsi anche 4-5. E se un giorno trovi la buon'anima, penso, di tuo padre, chiedigli quanto durava il medicaio. Io quando ho iniziato durava 25 anni. Per quello ti ho detto che è cambiato tutto. Cioè, negli anni, diciamo inizio 80, ma io sto ancora nel 70, il medicaio durava 25 anni. Adesso sono 4-5 anni. 4-5. Sì, ma lo so. Capite che in 50 anni, 40, abbiamo perso quanto? L'80-90% di vitalità. Il seme del mais un anno e mezzo c'ha di vitalità, quindi e sta andando a andare giù. Vuol dire che quando sarà arrivato a un anno, tu non hai più il seme per l'anno dopo. Sì, ma nessuno fa niente, Nessuno fa niente. Stiamo andando giù a picchiata. E così sono tanti esempi, questo lo sapevi, sono tanti esempi. Come sta cambiando tu e le mele, parlo con loro che sono un po' così, hanno preso il primo posto, d'altronde bisogna onorare il primo posto, le mele in ottobre fioriscono. Quando tu hai iniziato eri giovanotto, eri che tu è capitato, no? Una volta nella vita, solo. Fiorivano in autunno? No. E perché fioriscono in autunno? Perché adesso sono confusi. No. Questo è, tu sei confuso perché non capisci questa cosa. Non è un... Ma le lascio comunque. Certo che devi lasciarle. Sta cambiando il corpo eterico della Terra. Il corpo eterico, le funzioni vitali della Terra stanno cambiando, per cui sta cambiando il clima, stanno cambiando le piante, perdita di vitalità perché c'è un vecchio corpo eterico che si sta esaurendo e c'è un nuovo corpo eterico che sta entrando. Quello nuovo si chiama Cristo. E ritorno sopra le nuvole. Le nuvole sono il piano eterico, quindi sono un'infinità, ma un'infinità, infinità è poco, di forze eteriche nuove pronte a manifestarsi rispettando la libertà dell'uomo. O le chiami, e devi sapere come chiamarle,
o lui aspetta, perché lui ci porta la libertà, quindi aspetta. Mentre il vecchio si sta esaurendo. Noi stiamo vivendo questa transizione tra un vecchio che muore, perché sulla peronospora che non hai, flavescenza? Limitata. Flavescenza? Neanche. Neanche. Colleghi con la flavescenza? Niente. Ma cos'è una zona qui? Se avevate, avete mandato via l'SS durante la guerra, Repubblica Autonoma. Cioè qua è... C'è la Santa Casa. Grazie, sì, mm-hmm. Anche. Cioè la flavescenza voi non l'avete? No. E vado contro. Ti credo, ma... Che mi obbliga di farlo e io non la faccio. E per i trattamenti, per lo scafoide, so. Beh, la flavescenza è una malattia che si cura con la motosega. L'hanno curata con la motosega. Con la motosega. Non ce l'ho, allora. La curi con la motosega. Basta. E motosega, per 4 anni non metti più viti e nel frattempo cosa fai? Cambi mestiere, perché devi mettere le viti nuove dopo 4 anni, di aspettare che producono. Ho già 150 anni allora. L'età media degli agricoltori è già finita. Noi siamo riusciti a curare la flavescenza in un anno, cioè in stagione, in corso di stagione. L'inizio stagione c'era la flavescenza dorata, fine stagione non c'era più la flavescenza. Ma su viti normali? Viti, sì, il Pinot. Sul Pinot. E vabbè, quello c'era. Sul Nebbiolo, su... Quello c'era, io non ce le ho le viti, io ho messo quelle senza trattamenti e basta. E l'azienda che seguo aveva quello lì, aveva il Pinot, 1,5 ettari di Pinot, abbiamo lavorato su quello lì. E, beh, è una maledizione per la viticoltura, ti dico, la cura è la motosega, che vuol dire niente, devi cambiare mestiere. Beh, insomma, va bene. Allora, prima cosa, lui ha dato l'ABC. L'ABC è riconoscere le forze che agiscono nella natura. Allora, sembra tanto un ABC, ma io quando, diciamo, c'ho un po' l'elemento un po' sadico, io chiedo agli amici che sono presenti, ma chiedo più agli agricoltori, perché i presenti pascolano per altri erbe mediche, per cui, quali sono le leggi della vita? Un agronomo non sa rispondere, non sa rispondere. Una parola, dici, quel cavadenti, non sa una parola delle leggi della vita. Conosce il ciclo dell'azoto, parlo un po' tecnico, ma insomma, dico, va bene, conosce il ciclo dell'azoto, il ciclo della vita lo conosce. E nasce, cresce, muore, sì, vabbè, buonanotte, questo non devi studiare 5 anni per sapere questo. E lo standard dà queste basi, a modo suo. Perché lui stava parlando con gente che doveva essere, diciamo, i primi della classe. Quindi non parla agli agricoltori, parla a gente che ha studiato, che ha fatto un lavoro interiore e applica nell'agricoltura. È rovesciato. Non è un agricoltore che ha studiato un libro di esoterismo. Sono esoteristi che per lavoro, quella volta la società agricola c'era stato il 20% che lavorava, no? Poi solo lì erano 5.000 ettari. Quindi ce n'era 5.000 ettari. E allora qua uso la lavagna. Questa è la base su cui noi lavoreremo e che lavoreremo oggi, quello che possiamo fare. Le leggi della vita sono semplici. Ci vuole un papà, una mamma e un figlio. Noi siamo ancora così. Papà, mamma e figlio. Siamo d'accordo? Papà, mamma e figlio. Però papà e mamma, adesso li cambiamo nome. Quindi io posso chiamare matrice cosmica. Preferisco il termine matrice, perché il termine matrice ti dà l'idea di un continuo riversarsi di forze di vita, che se io vado dal prete qua, me lo chiama Padre Celeste, matrice cosmica e femminile, però sarebbe Padre Cielo, fate come volete. I nomi, l'importante è avere i concetti, i nomi dividono, i nomi, se non li hai penetrati, dividono. Quindi matrice cosmica, benissimo. E qui abbiamo le stelle. C'è poco da dire. Abbiamo le stelle e più basso abbiamo i pianeti, metto il Sole. Toh. E poi abbiamo la matrice terrestre. La matrice terrestre, detta Madre Terra. E fin lì ci siamo. Detta anche, se io parlassi greco, mondo ctonio. Non si usa sta parola perché è greco.
Però quando una pianta è tipica di un posto si chiama autoctona, che vuol dire di quelle divinità ctonie. Quindi i greci non dicevano madre celeste, dicevano la primario è quella divinità ctonia che lavora lì, perché la pianta si lega profondamente, perché le radici, tutti i semi prima cosa fanno le radici, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo se tutti i semi prima cosa radichetta, si collega con la matrice terrestre. Poi si sviluppa sopra. Non voglio fare troppo tecnico, ma se poi ci sono domande più che volentieri. Però ci va spiegare tutto, ci va tempo. Per spiegare Cobbers ho fatto 84 incontri di 2 ore, quindi 168 ore, quindi non vi conviene. Va bene, allora dice io ho le due matrici. E dov'è il figlio? Il figlio è la pianta, sì, non ho il terzo colore, ma fa lo stesso. La pianta sta qua in mezzo. Però stiamo attenti a questo sole o al mondo dei pianeti. Io ho scritto sole e pianeti, perché in realtà fa un'altra funzione. È la matrice, la scrivo qua, matrice mercuriale. Mercuriale è quella che permette tutti gli scambi, perché se papà sta lì e mamma sta là, o gli tira dietro, ma non so se funziona, ci vuole lo scambio di tutte le funzioni. Bene, e lui questo ha detto, in altre parole però, pianeti, zodiaco, lo dice così, corrente cosmica, corrente terrestre. Chi ha letto Cobbervis? L'hai letto il corso di Cobbervis? Nessuno, basta allora. Ma io ho seguito il corso. Vabbè, non si capisce niente in quel libro. No, non si capisce niente perché lui dice la corrente terrestre, tu dici la corrente, no, la corrente terrestre in quel testo è questa che va verso la Terra. La corrente cosmica non è questa, è quella che va verso la Terra. Lui parla così. Sì, ma non te lo dice, sto parlando così. Tu lo leggi, lo rileggi, voi sapete che io ho il record di lettura, perché l'ho letto 200 volte. Perché non lo capisci. Però io sono decoccio, ho la testa dura. Quindi lui ha rovesciato motivi suoi. Probabilmente con quella gente parlava così. Però tu hai in mano un testo e non capisci. Perché terrestre dici, questo è il terrestre. No, il terrestre è quello che va verso la Terra. E capisci che ti depista totalmente. Va bene. Allora, matrice terrestre, matrice cosmica e matrice mercuriale. E ha dato i preparati. Quindi, matrice cosmica, la silice, 501. Matrice terrestre, il corno letame, il 500. E matrice mercuriale, i preparati da cumulo. Quindi qua scrivo i numeri, 502, 503, 504, 505, 506 e 507. Tutti questi sono il mercuriale. Quindi sono e corrispondono, se io dico sole, sole nell'uomo è il cuore. E qui è l'ortica. Infatti l'ortica dice sarebbe da mettere vicino al cuore, ma non puoi tirare fuori il cuore. Quindi usi l'argilla, fai altre cose. E il 502, l'achillea, corrisponde ai reni. Il 3 e il camomilla sono i polmoni. Sono gli organi. Allora, noi uomo agricolo e la vita, ci sono i due grandi poli. In più sono nel polo terrestre perché c'ho la gravità. Non volo, quindi sono nel polo terrestre. È chiaro. Poi sono nel polo cosmico perché sto anche in piedi, no? Quindi sono continuamente tra questi due poli. Vado a dormire, sono nel terrestre. Terrestre lunare, si intende. Mi sveglio e torno nel cosmico. Non sempre. Diciamo che l'uomo dovrebbe tornare nel cosmico. E in mezzo c'ho i pianeti. Ma i pianeti che cos'è? Ad esempio c'è Mercurio, che sono i polmoni. Cosa vuol dire i polmoni? Io respiro la tua aria. È la socialità. Ma allora nascono le consociazioni tra piante. La vigna, a chi vorrebbe, cosa vorrebbe aver vicino? Qual è la pianta che è gradita alla vigna per avere ciò che le manca? Perché la vigna, la vite, è unilaterale, principalmente è l'una, le sue foglie hanno più del 70% di calcio, le ceneri, quindi è primariamente l'una, striscia, la luna, la corrente lunare è orizzontale, La corrente lunare è parallela alla superficie della Terra.
quindi la gramigna tutta lunare. Quando una pianta svetta invece è cosmica. Bene, e allora bisogna chiedersi a questo punto qual è la consociazione, cosa vorrebbe la vigna, perché anche lei c'è la funzione Mercurio, qual è la pianta che ama? E qui c'è il silenzio. Sostegno. No, no, quella, è la, quella sarebbe la pianta maritata. Una volta c'era la vite maritata, sì, si metteva la vite su un albero, se non su un albero, maritata un albero, si usava l'olmo, si usava l'acacia, si usava il castagno, a secondo della debolezza della pianta su quale tipo di fungo. Si sapeva la, il castagno, e si usano ancora i pali di castagno, che non sappiamo che pianeta sia, però è un Giove più Saturno, lo dico io, quindi è di luce, è una luce, il castagno dura tanti anni, sappiamo, e quindi è una luce che, vedete le foglie seghettate, avete presente il riccio con le spine, è una luce più esterna, quindi per i funghi esterni, o idiobotrite, per dirla. Mentre si usa il palo di acacia, adesso sto andando nei particolari, che è una luce, sapete che quella, c'è quella di montagna e quella di palude, quella di montagna c'è il cuore nero, la tagli, consumi la motosega se tagli a caccia. Quella di palude non c'è, è meno forte. E quella lì invece per i funghi interni, per un ospara ad esempio. Quindi una volta si maritava la pianta sull'albero che gli portava la terapia. Ci sono piante maritate di vite, ve lo assicuro, l'ho vista io, che hanno 150 anni, ancora vive, e non hanno un fungo. Quanti anni vive la vite adesso? 30. Tu sei ancora ottimista. Hanno trovato la xylella nella vite. Vedi che non lo sai. Quindi le hanno trovata la xylella, quindi sarà più facile visto che in Puglia non si va. L'altro messaggio ce l'ho, se volete ve li leggo proprio. I viticoltori francesi, che sono il top, nel biologico i francesi sono il top, dicono, non mi ricordo il nome, è uno famoso, non mi ricordo però, c'è qualcosa che non va. Le piante di vite adesso vivono 5-6 anni. Si esauriscono, è come il seme del mais, capisci? Si esauriscono, proprio non producono più, per cui non è più economico, perché c'è un livello economico, no? Bene, in genere era sui 20, neanche 25 anni che ancora conviene. Poi vive di più, ma non conviene. Ti rende poco, per cui fa, quella, che fai un impianto, che le metti su, che raccogli e dopo 4-5 anni della prima raccolta, che anche di meno, le togli, chiudi, chiudi. Un ettaro di vigneto 20-30 mila euro ti costa metterlo giù e non lo ammortizzi. E questo qui dice, forse abbiamo sbagliato qualcosa, forse abbiamo preso una strada sbagliata. Cominciano a dirlo. Sto parlando di quello, non il convegno ufficiale, quello che si dicono tra di loro, capisci? Che è interessante perché tutto va bene, come i politici, tutto va bene, tutto, situazione, è quando c'è l'inondazione, sotto controllo. Ma cosa mi controlli? Poi mi fa ridere, come il terremoto, lei, Campi Flegrei a Pozzuoli, no? Situazione sotto controllo, c'hai un monitor, sotto controllo. Pozzuoli lo conosco molto bene. Va bene, va bene, quindi quello che vi dicevo, sta finendo un mondo. Vi ho citato, non parole mie, parole di gente ufficiale che ha responsabilità e gestisce questo. Poi c'è la medica che dura pochi anni, il seme del mais che si sta perdendo, il frumento anche. Il frumento io quando coltivavo, mi ricordo sono rimasto così male, avevo un bel seme, lo tenevo bene in una boccia di vetro con le alghe litotamio, con le foglie di alloro, uno spicchio d'aglio, che, insomma una tisana facevo. E dopo, non so, 4-5 anni l'ho voluto riseminare, non è nato niente. Io ho un frumento, che si chiama cosiddetto etrusco, che ve l'ho fatto vedere in video, con le spighe laterali, che ha 2000 anni. Dico 2000 perché etrusco, 2000, 2100, 2002, 1009, cambia niente, no? Allora, c'è una varietà
che è scritta, poi l'ho trovato, nel libro di Giobbe della Bibbia, parla di quella varietà chiamato frumento miracolo. E c'è una modificazione del DNA naturale, che l'hanno studiata, c'è tutto un codice, me le sono studiate queste cose, e hanno tentato di riprodurla in tanti modi, perché ti fa la spiga centrale e le spighe laterali. Chi l'ha fatto vedere in video lo sa. E cioè, riproduce il doppio. E non riescono a farlo, perché l'hanno fatto con un'altra metodologia che è puro spirito. Bisogna collegarsi alla matrice, non al prodotto finale, andare in laboratorio e pastrocchiare, taglia, cuci, il Frankenstein. Quello non dura. Loro ci vuole andare alla matrice, ma è un altro discorso, si sono domande io su questo, perché sto facendo anch'io questo lavoro, proprio di fare le nuove piante. Va bene, allora, lo Steiner ha dato questo, primo corso, poi ha parlato un po' di malattie, sulle malattie gli fanno la domanda per le patologie, ma si possono combattere i parassiti con la meditazione? E lui risponde, certo, ma ora è troppo presto. Non sei capito. Verrà un giorno che si istituirà una festa. Festa vuol dire che non si lavora, un giorno sacro, e sarà tra metà gennaio e metà febbraio, dove con opportune meditazioni si controlleranno i parassiti. Ma metà gennaio e metà febbraio è la Madonna Candelora, che è la base, perché nella Madonna Candelora entra l'etere di vita nel terreno. La vita ricomincia con la Candelora. Parlare della Candelora, c'è un video mio che ne parlo per 2 o 3 ore, quel che è un mondo. Per cui lui dà questa indicazione, mi dice è troppo presto. Dopo 100 anni, è ancora presto o è ora? Perché noi parassiti ci lavoriamo, ma non li uccidiamo. Gli spieghiamo cosa devono fare. Scusa, si può spiegare con le buone maniere? E dopo parleremo ancora di parassiti. Funghi, più funghi, il mio famoso è che c'ho l'orto così, con i cereali e tutto, qua c'è il canale con l'acqua, ma qui proprio vi assicuro che se non stai attento cadi giù e ci sono le nutrie. Le nutrie che ogni tanto, ciao ciao le nutrie, quando arrivo sento tuff, che si tuffano nell'acqua, no? Una notte sono venuto su, ci hanno mangiato tutto e da allora ho incominciato a parlare alle nutrie. Qualcuno l'ha sentito dire, lei lo sa, le nutrie stanno giù e l'orto sta lì. Nutrie. E il campo vicino era tutto un campo a medica, in autunno l'hanno arata e l'hanno seminata che sarà 15 giorni, quindi era nudo, era terra nuda. O mangiavano il mio orto o non mangiavano. Da me non sono venute a fare i loro, perché la nutria fa al massimo 30-40 metri, non fa chilometri. Io ogni sera però glielo ricordavo, guarda che tu nutria, io uomo, e bisogna fargli un certo discorso, che è diverso. Ad esempio adesso abbiamo da una settimana un mandarancio recuperato, me l'avevano regalato 5-6 anni fa, l'ho affidato alla mamma di Silvia, che ha tutti gli agrumi, e una settimana fa l'ho visto, era pieno di afidi, pieno, che l'ho toccato per guardare le foglie ed ero nero qua. Non ho sbattuto. Ho detto, ascolta, allora no. Me lo sono ripreso, l'ho portato davanti al muro di casa e adesso facciamo 2 cose. Uno, ti rimetto in armonia, le matrici, era scardinate le matrici, e 3-4 giorni non ci sono più gli afidi. Afidi neri, chi sa cosa vuol dire afide nero? Ah, c'è l'afide grigio, l'afido marron e l'afide nero. Prima il verde, perdono. Quando arriva il nero, vince lui. Perché lo scompenso delle matrici ti cambia la linfa, arriva l'afide. Quindi rimettere in armonia questo, Cobervis. Ma devi saperlo come fare. Io non uso i preparati, non li uso più. E perché questo è il primo incontro di Cobervis. Poi c'è il secondo, c'è il terzo e forse il quarto. Bene. E adesso gli sto spiegando che lui mi deve resistere a meno 5, non voglio metterlo via d'inverno, deve star fuori a meno 5. Bene, sto facendo un riso a secco, senza acqua, e qualcheduno le sa. Bene, però non è questo, questa è la base, che è fondamentale, una casa, avere le fondamenta buone è fondamentale, però oggigiorno i problemi, sta cambiando il corpo eterico della terra, la mela fiorisce in ottobre, e adesso fa la melina così,
giusto? Arriva a fare la melina, almeno da noi. Circa così. La pera ha già fatto il frutto intero. Ecco. C'è già capito. Anche la ciliegia, io ricordo sempre la ciliegia, a novembre cadevano le foglie, ciliegie. A dicembre c'è ancora le foglie su. Insomma, sta cambiando, punto. Allora, la prima volta fai così, poi senti che tutti hanno questa... No problema, è un problema perché non sai cosa fare. Hanno questa constatazione. Quindi se sta cambiando... Io devo essere, diciamo un po' sveglio e capire dove va, perché se io so dove va, posso modificare le cose, perché quando il sistema avrà fatto ancora due passi, se la pianta non ha un corpo eterico capace di adattarsi, cosa farà? Una parola? Muore. Oppure, quindi bisogna fare un lavoro rapido di determinare le condizioni affinché la pianta cambi corpo eterico. Ma il corpo eterico, quello nuovo, è quello cristico. Ma se io ho un brutto rapporto col Cristo, tanto per dirla, difficile che riesco a instaurare questo qui, no? E quindi torniamo al lavoro che erano persone, le prime, che facevano lavoro spirituale. I primi di Cobervis erano 80 persone che facevano lavoro spirituale. Quindi dallo spirituale lo applichi alla natura. Oggigiorno lo spirituale è totalmente uscito, totalmente, anzi ti guardano male. Una via veloce, quando tu butti il sasso, poi devi essere pronto a ritirarti velocemente perché hanno la fionda loro. Tu fai solo così. Va bene, allora torniamo qui a noi. Quindi lui dai preparati. I preparati sono la base. E grazie. Secondo corso. Perché l'anno dopo doveva fare il secondo corso. Nel taccuino ci sono cose che lui non ha detto, quindi l'aveva già imbastito. Sono molte cose che nel taccuino che lui non ha detto. Bene. Secondo corso, e cos'era? Riconoscere il nome segreto delle cose. Cosa vuol dire il nome segreto delle cose? Cosa vuol dire? Nome è una parola che deriva dal latino, che è nume. Tu sai riconoscere il divino presente nelle cose? Perché nome vuol dire divino. Spiegami meglio che non ho capito bene. Allora, noi abbiamo il primo esempio di tutto questo in Genesi. Quando Dio chiama Adamo, gli dice, dai il nome alle piante e agli animali. E io dico, ma come dico? Padre Eterno, le fate tu e vieni a chiedere a me il nome. Sì, tu sai riconoscere il nome. Sai riconoscere che forze planetarie e zodiacali agiscono dentro la vite? Io ho detto la luna, ad esempio. Ecco. E Adamo dà il nome. E Dio gli dice, avrai potestà sulla natura. Se tu hai il nome, quindi conosci spiritualmente quella pianta, quell'animale, quel terreno, quello che vuoi, le matrici, come agisci con le matrici, come fai a modificare le matrici. Cioè, se uno è carente, cosa fai? Primo, devi saperla misurare. Ecco. Secondo, devi sapere cosa fare. Usi il letame? Poco, vabbè. Il modo migliore per ammassare un terreno è usare il letame fresco. È molto meglio usare il chimico. Guardate. Letame fresco, il terreno si riempie di lumache, limacce, perché la limaccia con quella bava ha il compito di pulire il terreno. Il terreno, come le piante, come tutti, ha delle autodifese e l'autodifesa è la limaccia e l'ortica. Sono una difesa vegetale per la tossicità del letame fresco e una animale. Quindi c'è questo tentativo, però l'ultimo che sto seguendo, che mi ha detto sono pieno di limacce, mi ha mandato la foto, in un quadrato così ce ne saranno circa 200. No, se no non mi chiamava, se ne aveva due non diceva, di giorno la foto non la fai di notte, 200 di giorno, di notte, puoi aggiungerci uno zero, E io guardo e dico, ma tu hai concimato con letame fresco. Come fai a saperlo? Come fai a saperlo, ciccio mio? Il vantaggio di fare il dinosauro che c'ha l'esperienza, no?
Fa sì, è vero, 9 anni fa avevo concimato con l'etame fresco. E dico, c'è anche l'ortica? Sì, c'è dei zoni che l'ortica. E aveva l'esquilibrio totale delle matrici causa l'etame fresco. Questo è il biologico. Il biologico è la morte, il biologico sparirà, eh? Il biologico non ha futuro. Avremo in futuro il chimico, super chimico, super seme, super ibrido, super, 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 qualità alimentare 0,000, cibo finto, e dall'altra parte avremo chi riesce a modificare il corpo eterico della pianta, che invece avrà le qualità. Non, ormai stiamo andando lì, se guardo spregiudicato. Quindi se io guardo spregiudicato, mi metto all'opera. Io ricordo quando ho iniziato a fare biodinamica, un po' mi sono licenziato per fare il contadino, e avevo 30 anni, e mi ricordo, il mio primo obiettivo era, dobbiamo fare le nuove piante. Avevo un socio e mi fa, e come si fa? E che ne so io? Io so che bisogna fare le nuove piante. E mi sono fatto mezza Europa per trovare qualcheduno che ci capiva. Devo dire il nome, Georg Schmidt, onore a Georg Schmidt. Bene, fino a Kassel. Bene, allora, siamo in questa transizione, perché avremo un sistema a 3 stagioni. Stiamo entrando in un sistema, le stagioni non si capisce più niente, non c'è più la primavera, sono anni che ce la raccontiamo. Sì, perché entriamo in un sistema a 3 stagioni. Lo vedi già con gli agrumi, perché il limone ti fa 3 fioriture, lo dico io se chi non lo sa. E perché già l'agrume è sole, il nome segreto, è sole, quindi come sole è già, come dire, la porta della vita, è più avanti. L'agrume è più avanti, per cui tutte le applicazioni anche come medicine, in tanti modi, no? È più avanti e quindi è già con un piede nel nuovo, se glielo lasci fare, perché se fai il superchimico anche l'agrume si spegne. Però diciamo che puoi vedere qualcosa, quindi 3 fioriture, il melo te ne fa 2, ma anche il pero, capite? Stiamo entrando in un sistema nuovo, che la prima volta, 10 anni fa, che vedevi le prime fioriture doppie, 10 anni fa, eravamo tutti così, faceva il fiore e poi cadeva. Poi dopo 2 o 3 anni ho cominciato a fare il frutticino, poi ho fatto, da me sono più o meno così, le mele parlo. E quindi 2, 3, 4, 5 anni e avremo le mele autunnali. Autunnali, però per maturare ci va Natale, a Natale c'è il freddo, quindi lavorare sulla meteorologia. Il futuro è lavorare sulla meteorologia, perché un'altra cosa che è impazzita è la meteorologia, perché la meteorologia è figlia di un'altra matrice, qui c'è un'altra matrice, proprio un'altra, che è la meteorologia, che sta cambiando anche quella. Quindi è un altro lavoro totalmente diverso, però bisogna conoscere le leggi della meteorologia, che non si conoscono, perché la legge della meteorologia è il satellite che dice piove in Francia, adesso piove in Val d'Aosta, domani piove a Milano. È una scienza esatta questa, cioè proprio hai studiato tanto per fare queste robe qui, non è scienza questo, non è scienza, la scienza deve conoscere le leggi, le cause e i motivi. Quindi è tutto un altro discorso che non parliamo oggi, però torniamo al nome. Dal momento che l'uomo ha il nome, a l'alleanza. Sono 5 alleanze tra l'uomo e la natura. Questa è la prima alleanza. Paradiso terrestre, Adamo, che l'avete sentita sta storiella più o meno. Alleanza vuol dire che siamo alleati. Alleati vuol dire che abbiamo lo stesso fine, lo stesso scopo, ci aiutiamo. Hai bisogno tu, subentro io, no? Quindi la pianta ha un bisogno, io subentro, perché conosco qual è la matrice che manca. La concimazione fresca porta questo a un eccesso tale che il cosmico non entra più, tutto si butta in su e le limacce vengono su, quindi devo chiamare la cosmica. Quello faceva biodinamica, 501, e non è verbalizzato, le volte basta così. Lui faceva biodinamica da anni, ma non riusciva a venirne fuori con una concimazione fresca. Noi non abbiamo questo non... Ho una fortuna io. Ho lavorato in agricoltura, ma non ero agricolo, non sapevo niente, per cui per me tutto andava bene, ma non volevo far chimico, per cui ho iniziato con la biodinamica 200 volte e poi la vita l'ho portata in Cina,
In Cina abbiamo tolto il sale da un terreno per desalificare i sali, non sa far nessuno. In Perù, in Argentina, in Nord America, adesso il Messico, e poi in mezzo c'è l'Europa. Io non mi muovo più tanto volentieri, tranne Sondrio, che sempre non capisco il perché, va bene. Però stiamo lavorando praticamente in tutto il mondo. E ho visto, ricordo una volta a Malaga, voi sapete vagamente dove è Malaga, no? E d'altra parte c'è Gibilterra. Mi chiamano a fare un corso, faceva piante tropicali quello lì. Sì, io sono nato a Bolzano. E le piante tropicali, neanche al mercato c'erano, quando ero piccolo c'erano dei frutti tropicali. E aveva il lici, sì, adesso il lici, voglio vedervi 20 anni fa col lici. E fa, il lici non produce, è malato tutto quanto. E ti ho chiamato, con l'occasione del corso, tu mi metti a posto il lici. Io, il lici. Qual è il lici? Quello lì. Nelle pause del corso, io correvo sotto, per dire, davanti al lici, e lo guardavo. 3 giorni a guardarmi il lici. E devi studiare la legge della metamorfosi, che dalla foglia produce quel fiore, ma non c'era il fiore. Se tu comprendi la legge della metamorfosi, che è qui in mezzo, tu comprendi da quella foglia che fiore nasce, e quindi comprendi dove può intervenire la malattia. Questo l'ha fatto Botticelli. Botticelli nella sua primavera, perché bisogna guardare tutto, no? Nella sua primavera, flora che cammina, c'è uno sfondo di alberi scuri, un po' scuri, con delle specie di arance. Quelle piante lì erano piante asiatiche, che erano appena arrivate 1500 in Europa, e in Europa non facevano frutto, perché non avevano il clima, facevano foglie ma non frutto. E lui ha dipinto i frutti giusti, Botticelli, l'iniziato Botticelli. Quindi si può fare. Allora, se l'ha fatto Botticelli, noi ci leggiamo 200 volte la primavera di Botticelli, e questo è Goethe, lo studio della metamorfosi delle piante, sono delle leggi. È un altro libro che te lo devi leggere ripetute volte. E incominci a comprendere le leggi della metamorfosi, da quella foglia, quel fiore, quel frutto, sono delle leggi precise, però non le conosciamo. Le conosciamo per visione, per film, constatazione, ma non sappiamo cosa c'è dietro. Non sappiamo perché noi non abbiamo il nome. Non sappiamo qual è il pianeta che agisce. Non sappiamo che forze planetarie e zodiacali agiscono. E non sappiamo soprattutto far intervenire una forza nuova. Noi. Re Sole, Luigi XIV, Versailles. È stato a Versailles qualcheduno? Due panini per fare il giro di Versailles. I giardini, no? Enorme. E lui, con tutto il suo splendore, quando venivano gli ospiti importanti, li portava nei giardini a vedere la frutta. La chiamava frutta meraviglia. È difficile trovarlo in internet, però si trova. Lui aveva tipo le mele con i colori di tanti spicchi diversi. E allora, siccome quella volta la scienza non era la filosofia, non era l'ingegneria meccanica o astronautica, ma era l'alchimia, lui riusciva a fare questi, non lui, il suo giardiniere, che c'è tutta una storia dietro, riusciva a fare questi frutti alchemici. Quello era il potere che aveva. Io ho il potere di governare la natura. Poi c'è i soldati, le armi, tutto quanto, ma quello lì è magia. Diciamo, per l'altro è magia. Quindi uno che ha quel potere, chapeau. Sempre in quei tempi lì facevano le viti resistenti alle malattie. Qua ce ne prendevano la marza, la talea, la mettevano in sabbia bagnata, la mettevano in cantina, come si fa adesso, uguale. Solo che la cantina aveva una finestrella piccola di vetro alchemico che passava un tipo di luce che induceva la resistenza alle malattie. Questo è scritto, non sappiamo più fare il vetro alchemico. Ma però c'è un'altra strada, capisci? C'è un'altra strada che abbiamo perduto. Va bene? L'abbiamo perduta, va bene. Prendiamo il bulldozer e ce la facciamo. Oppure conosciamo il nome segreto e forse riusciamo a reinventare, perché le barbatelle le abbiamo fatte. Barbatelle l'anno scorso, che da noi è stato pioggia su pioggia, i veneti lo sanno benissimo, il vigneto vicino ha fatto 33,
33 o 36 trattamenti di rame nella stagione, cioè era pioggia su pioggia, pioggia e sole, e noi sulle barbatelle abbiamo fatto 3 in tutto con dose ridotta. 3 su 36 penso può essere interessante, e quest'anno vogliamo arrivare a zero. Tu sei molto interessato, però io non parlo di animali stasera. Si è offeso. Bene, allora capite, noi fino al medioevo avanzato, Rinascimento, queste cose si sapevano. Si sapeva muovere il nome segreto, e quindi prima alleanza Adamo, perduta, l'uomo tradito. Seconda alleanza, Noè, la colomba famosa, torna con il ruscello di olivo, si forma l'arcobaleno. Se non lo sapete, l'arcobaleno è un cerchio, se non lo sapete, è un cerchio, si vede solamente la parte sopra, ma è un cerchio, che è l'alleanza, cerchio, tra sopra e sotto, dimenticata rapidamente. Terza alleanza, Mosè, le tavole della legge, taglio corto, dimenticata anche quella. Quarta alleanza, l'ultima cena, fate questo in memoria di me, dimenticata. Adesso ne abbiamo tradito 4 volte, noi come razza umana abbiamo tradito 4 volte le alleanze. Adesso siamo pronti, dovremmo fare la quinta alleanza, ma devi meritartela un po' di più. Perché se uno che ha tradito 4 volte, devi dimostrare che possono avere ancora fiducia di noi. E la nuova alleanza è entrare in questo disegno qua. I preparati sono stati l'inizio. Io, se uno non sa niente, fai i preparati, falli bene però. Sì, tra un sì. Preparato e l'altro, tu ce l'hai in cantina, in una cassa. No, sì. Tra il 502 e il 503, quanta distanza c'è? Sono limitati. Ecco, quindi si stanno tutti contaminando. Sì, ma sono arrivati che quasi quasi non li utilizzo più, perché la terra, com'è che sta parlando, gli dà una mano. Ah sì, ma devi avere un'alleanza. Sì, sì. Sono tutti alleati. Andiamo avanti. Quindi noi siamo davanti alla possibilità della quinta alleanza, ma te la devi guadagnare. Non è così facile facile, chiaro? Abbiamo tradito 4 volte, quindi si può ristabilire, però adesso deve essere un'alleanza che devi conoscere, dopo la guardo, finisco questo, e devi conoscere le leggi della vita, e siamo sempre lì che non le conosciamo. Bene, quindi il secondo corso, il nome segreto, chi ha fatto con me, no, sarà il prossimo che faremo a Modigliana. Il prossimo, no, quello dopo ancora, ho già fatto qualcosa. Tutte le piante, tutti i pianeti, il zodiaco, un po' vi ho fatto, ma ce n'è ancora che vi mancano ancora gli animali, manca tante cose. Che è il nome segreto, poi devi saperli usare. Bene, non è finita. Lo lascio in sospeso, voglio andare avanti. E terzo corso, muovere direttamente le forze. Prima usi i preparati che sono un succedaneo, diciamo un interlocutore. Poi conosci chi c'è sopra. Terza fase, agisci direttamente sopra. Lo dico con altre parole. Che adesso ci comprenderemo. Primo livello, a dire il chimico è una freccia antivita, ti porta... ti distrugge tutto, va bene. Primo livello, usare le sostanze tal quale. C'ho l'etame, uso l'etame, avveleni il terreno. Però lo metto così. Vai verso la vita, usi sostanze organiche o ammendanti, la fosforite, il basalto, le alghe litotamio, e non so, lo zolfo, il rame, l'ossicloruro, qualcosa lo usi di questo. Quindi tal quale, scrivo tal quale. Non c'è futuro. Secondo livello, questo sarebbe già un biologico, diciamo. Secondo livello, tu porti queste sostanze, le introduci, attivi le forze segrete presenti, quello che Paracelso chiama la mummia, che io chiamo il seme di luce, amore divino presente in ogni cosa, perché viene da Dio. Ecco,
Quindi questa sarebbe l'alchimia. E qui avete tutto il sole, ad esempio, no? Piante alchemiche. Oppure il vetro alchemico per fare le viti resistenti. Però alchimisti che ce ne trovate, raro. Che si dedicano di agricoltura, ancora più raro. Il loro obiettivo è fare il piombo in oro, quindi le piante non gli interessa tanto. Altro livello superiore è l'omeopatia. Con l'omeopatia tu liberi queste forze e le liberi, le porti sempre più in alto, verso quello che mi interessa arrivare, la matrice, ma la matrice divina, tutte le matrici. E questo noi arriviamo in Kobervis, Steiner lo dice, bisogna raggiungere delle sostanze in forma diluita e praticamente omeopatica. La parola omeopatia la usa perché dice ad esempio il corno silice, che sono 4 grammi a ettaro, dice quando il processo sarà avviato, di tutti i preparati basterà usarne 100 volte di meno. Non mi risulta. Il processo non si è avviato. Non si è avviato. Vabbè, prendi atto. Ma dov'è il terzo corso? Perché man mano che sali tu devi sapere, io devo dinamizzare, qua abbiamo qua tutti, ad esempio nella Vergine o nei pesci, dico bene? Il coro? Ecco, vedi che loro lo sanno. Quindi tu già guardi qui, qui mettiamo le stelle, già guardi qui perché devi sapere in che direzione andare per avere quell'azione lì. Se c'è un insetto di quel tipo, un fungo di quel tipo lì, devi sapere se rivolgerti alla Vergine o ai pesci. Vergine, ad esempio, per tutto esempio gli insetti, apparato boccale, lambente succhiatore, le zanzare o gli afidi, quella è un'azione luciferica e la Vergine mette ordine. Se invece sono morsicatori, è un'azione arimanica e ci vogliono i pesci, che è il Cristo. Se sono lambenti succhiatori che svernano d'inverno adulti, la dorifera della patata, che non interessa niente che arriva l'inverno, lei supera l'inverno, quindi è fuori legge. E questi sono gli asurici, il terzo livello di forze. Quindi devi mettere insieme l'asse, devi dinamizzare un po' nella pesce, un po' nella Vergine. Dico bene, lo faremo fra 10 giorni, cerchio mobile, bene. E questo si fa, qualcheduno c'è. Cioè, ho lavorato solo che 40 anni in omeopatia, quindi. Però arriviamo al terzo corso. Terzo corso che cos'è? Agire da sopra, cioè muovere quella tua coscienza, questa è la coscienza, no? Che si è ampliata la coscienza. Arriva un momento che la tua coscienza si è ampliata a questo e tu non sei più qui, tu sei qua, l'io è qui. E da qui fai scendere ciò che serve. Ti devi mettere qua sopra e da qui far scendere ciò che serve. Non più usare dei richiami, come i richiami degli uccellini. Qui ci sono tutti i richiami, sempre più elaborati, ma sono richiami. Io a un certo punto passo dall'altra parte. Quindi il livello di coscienza di poter muovere direttamente le forze della natura. E allora fare nuove piante. Come fai a fare le nuove piante? Come fai a fare una nuova pianta? Non sai nemmeno come è fatta una pianta. Chi fa fiorire la pianta? Chi fa fiorire la pianta? Ditemelo. Chi fa fiorire il melo? Una parola, chi fa fiorire il melo? Lo spirito del melo, il sole. Non è il sole. Sai che domanda facevo? E ciò che ci sono tre trabocchetti, se no, chi fa fiorire il melo? È sempre, è uno solo. No, devi dirmi qualcosa. Il grande capo. No. Dio. No. No. Il corpo astrale della Terra. La Terra è un essere vivente, c'è un corpo fisico, un corpo eterico, un'anima e un io. Il corpo astrale della Terra sale con la linfa ascendente e fa il fiore chiuso. Viene baciato dal corpo astrale libero e fiorisce. È un'unione tra il corpo astrale della Terra con quello libero del cosmo e fiorisce. Quando io lo so, fondamentale è per quello della Terra, se no il sole c'è sempre, ma mica fiorisce tutto, no? Quindi devo sapere come lavoro nel corpo astrale della Terra e questo non si sa. Fondamentale è la concimazione, ma che concimazione allora? Coi preparati, quali? Non entriamo nei particolari, ma capite, diventa un mondo, è un mondo della vita. E quando il fiore
si apre perché viene baciato, c'è questo incontro, un matrimonio, ecco, ma chi porta la luce del sole al fiore? Perché ci vuole sempre la luce della terra, la porta la linfa ascendente. E la luce del sole chi la porta? Eh sì, ma non è che dice viene giù e io la prendo, perché non tutto fiorisce. C'è un qualcheduno che fa da ponte, ogni cosa c'ha un ponte, ogni cosa c'ha un Mercur, ogni cosa c'è un adattatore, c'è sempre un maschio, un papà, una mamma e un figlio. C'è allora la linfa ascendente, il cosmo che scende, però mi serve qualcosa, che non è l'ape, eh? L'ape è dopo. Un qualcosa. Chi porta la luce alle piante? I defunti. Cosa fanno i defunti? Ah, sì, eterno riposo, sì, mi ero dimenticato. Se c'è una preghiera, pregate più che voi potete, ma l'eterno riposo lasciatelo stare, perché è una balla spaventosa. Scusate, la deriva dei continenti, chi è che spinge i continenti? Ah, da soli. Sì, aspetta, ho dimenticato le risposte. Da soli. E perché l'America Latina si sposta di più? Vabbè, perché, dai, ma che domande ti fai, miseria. I defunti, quindi il tipo di defunto, porta un tipo di luce. Quanti tipi di luce ci sono? Una, no? Sì, per te. Perché c'è la luce del sole, sì, e quando la luna è piena non porta luce. Di notte di luna piena io vedo, no? Quindi c'è la luce della luna anche. E quando, non posso anche, non la uso come espressione, ma quando vedo Venere, è la luna, è Venere piena di luce del sole. Quindi ci sono tante luci. E l'aurora boreale? Non è una luce? Quanti tipi di luce ci sono? Tanti. Ma io chiamo luce questa qui che vedo, non questa finta. La luce che io vedo fuori non è la luce. Elettri di luce che muore nell'aria e nasce la luminosità. La luce che noi chiamiamo luce non è la vera luce, è la luminosità, è il cadavere della luce. Allora io dovrei arrivare alla luce vera. E venne la luce che illumina ogni uomo, dice il prologo di Giovanni. Venne la luce vera. Lo dice che venne la luce vera. Bastava dire venne la luce, no? Perché ci aggiunte? E quando c'è Giovanni che viene, non era lui la vera luce, ma venne per dare testimonianza alla luce. Allora quante luci ci sono? 2000 anni fa qualcuno ha scritto sto rebus delle luci, la luce vera, non la luce vera, porto testimonianza alla luce, ma... E poi dice anche che la luce era la vita degli uomini. Ah, allora c'è una luce che vita. Quante luci ci sono? Io ero convinto, ce n'era una lì. Ho fatto anche coi LED, guarda. Il LED è anche una bella luce cancerogena, ve lo dico sempre, ogni volta che posso lo dico. Poi fra 20 anni ve lo diranno, quando avranno fatto il super LED, vi diranno guarda che quella era cancerogena, adesso c'è un'altra, che vedrai come starai bene. Funziona così. Bene, allora vi ho fatto, spero di aver messo un po' di confusione mentale, è la base. Cioè la luce non è questa. Quando io dico una pianta fiorisce, ma sono di fronte a un qualcosa di incredibile. Io devo vedere il corpo, l'anima di Madre Terra che sale. Madre Terra, quindi la madre, è la madre che a un certo punto espira la sua anima attraverso la linfa, ma per espirarla questa anima ha bisogno di qualcosa d'altro, di questa luce degli altri pianeti. Ma dove sono gli altri pianeti? Ho detto qua, questi sono pianeti. Però la vita vi ho detto che è luna. Allora è l'ambiente, le piante che sono intorno, se sono in città è diverso, capite? L'ambiente che determina il processo della fioritura. Adesso ve lo dico con altre parole. Adesso facciamo un po' di agricoltura, poco, non voglio appesantirvi, ma l'ABC, almeno l'ABC viene a farlo. Allora, la pianta.
Bene, prima cosa fa la radice, metto MD che vuol dire MT, scusa, madre terra. Madre terra, questo è l'humus, fondamentale l'humus, che gli alchimisti chiamavano l'oro nero. Gli alchimisti gli hanno dato un nome, produrre l'oro nero, cioè l'oro giallo e l'oro nero. Bene, e non dico niente di più, no, adesso non dico di più. Noi nelle nostre aziende non si concima. Abbiamo trovato il sistema dove produrre l'humus senza concimare. E vabbè, se coltiviamo nel deserto, cosa composti nel deserto? Cosa composti? Non c'è sostanza organica, non c'è niente, no? Ma si può parlare. Questo determina, allora, il processo dell'humus è un processo di vegetalizzazione della terra non completato. La terra, dall'inorganico, la roccia, ve l'ho spiegato il gesto per produrre humus, c'è un gesto, a voi sì. C'è un gesto, fai un gesto, produci humus nel terreno. Dite sì? Sì. Sì. Vedi che lo sanno. Loro che non sono agricoli sanno queste cose. C'è un gesto, produci humus. Fai un gesto e fai l'humus. Perché tu gli dai il messaggio, con l'omeopatia. L'omeopatia è una medicina di messaggio. Ma anche i preparati, quando dai 4 grammi a ettaro è un messaggio, no? E tu dai un altro messaggio, ma invece che usare il preparato, sei tu. Col tuo io, che conosci il processo, e lo induci. Funziona. Cioè, sto finendo di scrivere il testo di concimazione. Non finisce mai. Ci sono almeno 7-8 modi oltre la concimazione per concimare. Concimare è il metodo più oneroso e problematico. Va bene. Allora, questo qui, questo processo di vegetalizzazione non si completa nel terreno, altrimenti la terra diventerebbe una pianta. E diciamo che arriva a 3/4. Questo 3/4 di vegetalizzazione si completa dove? Nella pianta. La pianta non è altro che il quarto mancante. Il processo di vegetalizzazione che nel terreno, l'humus, a un certo punto diventa la pianta. Quindi si chiama linfa ascendente, linfa ascendente. La linfa ascendente fa le foglie, faccio una foglia bella grande. Però dopo la linfa ascendente cosa sale ancora? Questo è l'eterico, che è salito, l'eterico di vegetalizzazione. Poi sale l'anima, poi l'anima della terra, dice prima c'è il fisico, poi c'è l'eterico, poi c'è l'anima. E l'anima della terra, adesso facciamo qua, no, facciamo una gemma così, ancora chiusa. Mamma mia, sono storto e non riesco a farla. Non è una gemma, fate finta che sia una gemma, glielo scrivo, tu sei una gemma. Ecco, così lo sa. E qui incontra la luce esterna, ma la luce esterna gliela portano i defunti, ma ha bisogno che cosa? Per fiorire la pianta non fiorisce con la linfa ascendente, perché è eterica. L'eterico non ti fa un fiore, l'eterico fa foglie, 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 funghi, 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 funghi. L'eterico fa verde. Tutto quello che è superficie, quindi la lamina fogliare, l'eterico fa questo. Invece l'astrale fa il colore, l'astrale fa il profumo, gli aromi, no? Il fiore. Non so se qualche moroso vi ha regalato un cespo di gramigna per San Valentino. Guarda che bella verde che è sta gramigna. Allora alla bambina si regala le margherite, perché la margherita è ancora eterica, alla moglie la rosa e all'amante l'orchidea, perché è asimmetrica, e quando c'è l'asimmetrico è più astralizzato, piena di alcaloidi, è una vita così, ora è così l'amante, se no, non è l'amante, no. Bene, allora, qui l'ambiente circostante, l'ambiente, determina le condizioni della fioritura. Allora, cosa vuol dire ambiente? E questo è il problema. Allora, se io ho una monocultura, quando arrivo a 5 ettari di qualsiasi cosa, magari c'ho solo un ettaro di vigna, però il mio vicino ce n'ha 10, dal punto di vista ambientale sono 11. No, il catasto, Padre Eterno non lo guarda il catasto, neanche i funghi guardano il catasto, siamo noi e le tasse. Quindi, se io sono in una monocultura, ho spento tutta la forza dell'ambiente. Non ho più interazioni. Dovrei sapere la vigna che pianta metterci vicino.
te lo dico già, è l'olivo e l'albicocco. Quindi io in testa ai filari faccio mettere albicocchi, olivi, faccio i miei pasticci. Bene, ma se una pianta è forte, parliamo adesso del nuovo corpo eterico, se una pianta è forte, riesce a dialogare come ambiente, fin dove? Un chilometro, 10 chilometri, sparate chilometri. Cinquecento chilometri. Ma se una pianta, lo Steiner lo dice in Cobbett, potete leggerlo quel libro, eh? Dice una pianta va a prendersi ciò che ha bisogno distante, poi lì non parla di chilometri, li ho messi io. E allora il ricordo dice, ma con le radici arriva fin lì. Ma non sono le radici, è l'astrale della gemma. Lì dovreste leggervi un po' Goethe, sull'appunto la metamorfosi delle piante quando parla delle gemme, perché la gemma è gemma. Cosa vuol dire gemma? Gemma? Prezioso. Gemma, la gemma della pianta è quella, non la foglia. La gemma, tu c'hai gli orecchini, c'hai le gemme? Pochine, non te li rubano. Di sicurezza, sono quelli veri. Ecco. Allora, tu devi pensare che ci sono due gemme. Questa è una gemma, la faccio rossa così. Ma i cristalli sono gemme. Gemma e gemma. Capisci che questa forza del cristallo, cristallo rappresenta l'astrale, la luce, non l'humus. L'humus fa foglia. L'astrale della terra è rappresentato dalla componente minerale, per cui ha piante acidofile e basofile. Adesso sto scivolata nel tecnico, però, per capirci. Quindi la componente minerale, cristallo, è quella che a un certo punto la gemma nutre la gemma, la prepara. Poi arriva il matrimonio da fuori, ma questo matrimonio io devo avere anche forza nella gemma. E quindi è l'ambiente circostante. Ma l'ambiente circostante possono essere chilometri, 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 che non ci sono più. Ma in pianura padana. Ma anche tutto il bosco, eh? Se sono c'è un frutteto in un bosco, c'è frutteto nel bosco tu? Anche. Allora, le piante vicino al bosco fruttifero fanno frutto? Poco. Sì. Poco. Guardami negli occhi, di la verità, tutta la verità. Fanno poco. Hai visto? C'è ciliegi? Ciliegi producono tanto. Dimmi la verità. Sì. Perché? Non lo sai, ma che te lo dico io perché? Perché il ciliegio è luna e il bosco porta forze di luna, quindi il ciliegio assorbe tutta la luna e fai le belle ciliegie. E dietro, se ad esempio hai gli olivi, olio, vabbè te lo dico io, aziende, se c'è l'olivo non te, perché l'olivo è oltre, la linfa che è acqua diventa olio, c'è un'ultra sublimazione, quindi non produce olio. Io, di aziende che compravano olio, avevano eteri di e non producevano perché avevano il bosco. Allora bisogna sapere cosa fare, è un'altra storia, la pratica non la possiamo fare stasera, però si può fare. Devo fermare il bosco, e lo Steiner lo dice, se c'è troppo bosco devi togliere bosco, però a me piange il cuore togliere il bosco. Se c'è invece, vedi che c'è bisogno, devi piantare bosco, ma il bosco è terreno dell'altro, non posso fare il bosco, e se anche pianto il bosco passano 20 anni. Capisci? Non ne vieni fuori. Oppure, dice lui, dovrete fare qualcosa di completamente diverso. E a me questo è piaciuto. Non lo so fare, ma lui mi dice che c'è un'altra strada per portare le forze del bosco dove non c'è il bosco. Vai in pianura padana, che la parola bosco ti fermi a boh, dici boh e boh che vuoi. Non c'è più niente, solo i tralicci, quindi fai qualcosa d'altro. Che l'abbiamo fatto noi, sono preparati che io faccio, che ti porta tutta l'armonia. Ad esempio non hai gli animali, nell'ambiente dovrebbero esserci gli animali, una bella vacca, una bella capra, l'asinello, tutto quel che vuoi, e non li hai. Adesso il mondo degli uccelli, sono 7 tipi di uccelli, bene, sono rimaste praticamente le cornacchie. Le cornacchie, tu sei fortunato, chiedi a loro, i padani qua, cra, 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 e sono quelli proprio terrestri, volano sì, ma camminano più, no? Stiamo cadendo,
le forze eteriche si stanno ritirando e quindi ci sono gli animali della morte, diciamo, perché sono cordacchie, vedi che... Tanto, no, non lo dico, se lo deve tagliare. E, bene, allora, lì devo richiamare anche le forze dei pianeti. Nel mio ambiente ci sono anche i pianeti, la luce dei pianeti, di cui io non so nulla, tranne dire che la Venere è stella del mattino e stella della sera. Non ho mai detto Marte, stella del mattino, stella... Non abbiamo cultura. Ma il fatto che non abbiamo cultura vuol dire che devi fartela. Non ce l'hai? Un segreto mio. Quando sono nato, io sapevo ciucciare, cacca e pipì. Ero molto bravo nel succhiare il latte, cacca e pipì. E tutto il resto non lo sapevo. Poi pian pianino incominci a... Fatti non foste per vivere come bruti e studi. E fai esperienza, perché sennò cembali sonanti, come si suol dire. Bene, quindi l'ambiente, questo è sparito. È sparito. 100 anni fa avevano già problemi, che c'erano i boschi e le vacche e tutto qua, c'erano i buoi per tirare, no? Adesso non c'è più niente. Perché il bue, la vacca, in quei 25 anni di sicuro che viveva, faceva una dozzina di vitelli. Il trattore non fa il trattorino, capite? Lo paghi. E gli ultimi trattori sono pieni di tanta elettronica, sono tanta di quella elettronica, vi dico io, sono, se non gli fai una super benedizione, quel trattore lì non ti comanda lui. Comanda lui vuol dire che se tu, guarda, c'ho nomi e cognomi, che se vuoi far biologico ti scappa una marcia, ti fa fare un incidente. Sei un nemico. Le macchine si stanno opponendo all'uomo. E sarà l'intelligenza artificiale, l'uomo macchina. Sì, siamo già che le macchine fanno cose. Vabbè, andiamo avanti. Bene, allora siamo arrivati a questo benedetto fiore. Abbiamo fiorito, ma se c'è troppo bosco non mi fiorisce. O mi fiorisce di meno, tranne il ciliegio. Oppure tu hai il tuo frutteto, frutteto col bosco, metti una fila di ciliegi, hai un super ciliegio e anche il frutteto. Fai così, non c'è tanto difficile. Oppure noi faccio dei granuli di argilla che metto sotto le piante, caricati di quello che mi serve, e la pianta diventa 10 volte più forte. Quindi un ciliegio agisce come 10 ciliegi. In un frutteto sempre mi manca una pianta, no? Manca una pianta e metto il ciliegio. Quindi mi assorbe le forze del bosco e gli altri producono. Cioè, questo poi è la pratica, ma per capire che poi non è farla la pratica. Bene, sono arrivato finalmente a sto fiore. Adesso il frutto. Chi fa il frutto? Il frutto te lo fa la matrice cosmica, le stelle. Allora, andiamo avanti, ho saltato un passo, torno indietro. Allora, l'humus produce la linfa ascendente, detta linfa lignea, perché produce la cellulosa, e arriva la gemma. Poi, quando la linfa arriva in cima all'albero, cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Quando arriva in cima, cosa fa? Discende. Discende. Però quando discende è zuccherina. Ricca di sali minerali, poi fa così ed è zuccherina. Non è che impiega mezzo metro per diventare zuccherina. Sali minerali, zuccherina. No, scusa. È istantaneo, calma, dal sale minerale, scusate, quando vi fate la Macedonia, invece che mettere il sale e lo zucchero, mettete il sale, un po' diverso, no? Quindi lì abbiamo una linfa salina, ricca di sali minerali, perché deve portare su le gemme, i cristalli, deve portare su le informazioni alla pianta, queste sono le informazioni, questo è l'anabolismo. L'altra invece è catabolica e nutre, catabolismo, e viene istantaneamente. Come fa a venire istantaneamente? Guardate che è così, solo che non si studia. Sia il biologo sa queste cose, il botanico diciamo meglio, ho sbagliato, il botanico. L'agricoltore non le studia, non si parlano, per cui l'agricoltore dice, beh, la linfa discendente è ricca di zuccheri. E il botanico dice, guarda che arriva su, che sì, così, poi fa così. E muore.
la linfa ascendente, il corpo eterico arriva al suo estremo, come io, quando il mio corpo eterico finisce, muoio. La linfa ascendente muore, muore. Ma se muore cosa fa poi? Rinasce. Questa è vita. Questa è la vita. Come diceva sempre Goethe, oggi è la serata di Goethe. La morte è lo stratagemma della vita per produrre nuova vita. Muore, perché finisce il corpo eterico, e rinasce, si rimanifesta, come linfa discendente completamente diversa, con gli zuccheri. E la linfa discendente è quella che prende l'ambiente. Questa è la linfa discendente. La linfa discendente è la qualità della linfa discendente, è figlia dell'ambiente. È un ambiente con qualche problemino? Afidi. Minimo si chiama afidi. Scompensi linfatici, afidi. Prima cosa. Quindi tu hai la linfa ascendente, linfa lignea, cellulosa, tessuti di sostegno. La linfa discendente, zuccheri, nutrizione. Così funziona la pianta. Però non ho fatto ancora il frutto. Per il frutto mi serve, abbiamo detto, il mondo delle stelle. Questi sono i pianeti, preparati biodinamici da cumulo, che lo Steiner non ha mai detto che si usano solo nel cumulo. Io li ho usato in mille modi diversi, oltre che nel cumulo, perché quando hai capito cosa sono catalizzatori di forze planetarie. Lì l'hanno fatto, fammi un corso di agricoltura, e lui gliel'ha dato la versione agricola. Ma un'ortica, ad esempio, quante cose può fare? È poca circolazione e fai un revulsivo, promuove il sangue, no? Se vai da un discorso un po' paramedico, dici, una vacca partorisce, benissimo, non, ritenzione di placenta, cosa fai? Poi, pratico. Ah, vai all'ospedale, prendi l'ortica con un guanto e gli fai una massa, rosmarino che ricarna l'io, ho sbagliato, vabbè, fate l'esempio sul rosmarino invece che le tisane, gli fai tutta una strofinata sul retro, bene, da incarna l'io, cosa fa? L'organizzazione dell'io espelle la placenta, l'hai risolto con rosmarino. Questa è medicina popolare, ma c'è dietro una saggezza. Quindi io ti parlo del rosmarino come per fare le patate o la lepre in salmino, lo so cosa si fa con il rosmarino. Non conosco la lepre. Le patate va bene. Le patate va bene. Oppure posso fare un'altra cosa. Bene. Interessante il rosmarino, eh? Bene, allora le stelle. Ma allora questa qui deve scendere. Come fa a scendere questa? E non è il 501. Questo è proprio il mondo stellare. Perché il mondo del 501 siamo ancora, è più basso. È qui, 501, la silice. Qui è il 500, ma io devo andare dalla madre, da sotto, capite? È più ampio il discorso. Cosa è quello, diciamo, il veicolo di questa forza che fa fruttificare? Ve lo dico perché il tempo corre, il parcheggio chiude poi, quindi è il cambio. Il cambio della pianta, che sapete che esiste, poi dice vabbè, sta lì, non dice niente, è fermo. Il cambio della pianta è una cosa incredibile, perché il cambio della pianta fa crescere le cellule verso il dentro e verso il fuori, prima cosa. Dice va bene, quella è la funzione biologica. Ma il cambio della pianta dovete vederlo come una specie di linfa, chiamiamolo così, come un tessuto che permette alle forze più alte cosmiche di scendere e far fruttificare. Ma se io nelle forze più alte, le stelle, c'ho tutto l'inquinamento dei detriti spaziali, ve l'ho fatto vedere, guardatevi una foto, detriti spaziali, prendete paura. Ecco. Quindi queste forze sono inibite, quindi la pianta fruttifica, sì, ma la qualità del frutto... Mangi una mela, non le tue, immagino, mangi quella mela che dici, ma cosa ho mangiato? Cosa ho mangiato? Io sto cercando frutticoltori, ho una voglia di mele vere che non ho idea. Venga a casa mia. Ecco, vabbè, proprio c'ho voglia di mele vere che... Va bene, allora il cambio. Ma io devo trovare il modo di potenziare la funzione del cambio, quindi. Devo ricollegarmi a questa matrice, super matrice.
perché io parlo di matrici, ci sono quattro piani, l'ultima matrice è questa qui, poi diciamo che c'è la nonna, la bisnonna e la trisnonna, va bene? Mettiamola così, di cui noi non sappiamo niente, niente. Siamo ancora al terzo corso di Kobervis. Allora tu a un certo punto col tuo io come coscienza ti espandi alla matrice della matrice della matrice della matrice, vai lì e si può fare. Non sono mai riuscito a fare un corso a spiegare queste cose, la gente si ferma prima, non ce la fa, poi ci vuole tempo, non ce la fa, vedi gli occhi che fanno così e dici vabbè, sarà per la prossima vita. Però lì allora puoi far scendere delle cose. Puoi modificare quella famosa spiga del frumento etrusco che era nel libro di Giobbe. Adesso c'è l'ultima, nata che è una nuova pianta, proprio un frumento nuovo che ce lo stiamo guardando, ma chi sei tu? Non assomiglia a nessuno, siamo contentissimi, però non sappiamo ancora cosa farà. Io gli ho dato l'ordine che deve fare da duro, da tenero, per pastificare, per far tutto. Vediamo cosa farà. E allora tu hai in mano la pianta. Ma non hai in mano la pianta per manipolarla a tuo egoismo, ma perché nasca il nuovo. Tu sei l'uomo che permette la transizione tra un sistema che ringraziamo, che ci ha accompagnato fin qui, sta morendo, me ne rendo conto che sta morendo, e deve entrare in una nuova dimensione. Questo lavoro lo può fare solo l'uomo, perché la natura da sola non può farlo. La natura è passiva in questo discorso qua. Quindi un uomo che lavora per questa evoluzione dei regni naturali. Sono anche gli animali, eh? Stiamo lavorando anche sugli animali. Animali sempre in Messico, ma anche in Italia. Anche in Italia. Abbiamo ridotto i problemi del 75% negli animali. Si parla di allevamenti di centinaia di capi, eh? Vabbè, insomma. È sempre un terno all'otto, perché mi pongono la domanda, se va bene mi fa vedere una foto e tu devi capire tutte le vacche che di tutte le sorelle e le cugine, però ci riusciamo un po'. Bene, quindi siamo arrivati, che cosa? Che l'uomo si pone, l'avevo scritto prima, si pone qua sopra, ma non come comandante d'imperio, ma al servizio di chi c'è ancora sopra, e ci aggiungiamo una D, facciamo così, del piano evolutivo, si mette al servizio strumento e quindi in questa nuova alleanza si determina che cosa? Il traghettare la natura verso nuove dimensioni. Questo sarà il discorso. E lo vedremo, secondo me abbiamo tempo tra i 2 e 5 anni. Dopodiché, ciao a tutti. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. 2 e 5 anni. Dipende dal tipo di pianta, coltivazione, ma fra 10 anni è già tutto finito questo discorso qua. Mia opinione, come stanno andando le cose, come stanno andando giù. Bene, allora abbiamo parlato quindi un po' di come era la base della biodinamica 100 anni fa e di come dovrebbe, mia opinione, evolvere, perché la biodinamica, se non mangi cosa fai? Se non mangi è finito, no? Se mangi cibo spazzatura, ma anche puoi mangiare una mela spazzatura, no? Poi adesso è di moda mangiare le verdi, valore nutrizionale zero, valore nutrizionale, lasciamo stare. Ma questo perché? Perché la terra stessa, chi ha studiato queste cose lo sa, diventerà un sole. Ma la terra per diventare un sole, prima deve avere un corpo eterico iper, non super. Quindi il processo di vegetalizzazione deve andare molto più avanti. Prima di diventare un sole, campa cavallo, ma il cavallo campa, perché il Padre Eterno campa, diventerà un'unica sfera di humus, dalla periferia fino al centro. Io quando ho iniziato agricoltura, ricordo, si arava il terreno, quella volta non si sapeva tante cose, e vedevi lo strato nero, più o meno 25 centimetri, l'humus. Adesso quando vai in giro, 12 centimetri. Cioè, noi dovremmo aumentarlo e invece lo stiamo perdendo. Allora abbiamo inventato questo sistema di produrre humus senza concimare, perché con cosa concimi? Umesi il letame e ti fai, come dire, punturato, come si suol dire, ti blocca un terreno e tutto quanto. O fai un compost tuo, va bene,
Oppure ci sono anche altri modi per portare vita. Io devo portare vita. Ad esempio, abbiamo fatto un prodotto che lo pitturi, è liquido, sugli attrezzi che lavori, e quando lavori la terra, concimi. L'abbiamo pitturato anche le ruote del trattore, e quel giorno mi sono pitturato anche le suole delle scarpe, perché avevo piacere di andare in campo e portare vita. Non cambiava niente, però mi fa piacere. Invece che pestare la terra, portare vita. E anche questo è importante, sia uno studio, vorrei dire, spasmodico su quelle che sono le leggi della vita, perché bisogna fare la quinta alleanza. Se entro in quinta alleanza, mia opinione, c'è il futuro, per l'uomo, la natura e tutto quanto. Perché se la natura manca, manca anche l'uomo, eh? Non è una variabile da nulla. E vabbè, cerchiamo di fare quel che si può. Io direi che ho parlato per un'ora, no, un'ora e mezza. Bene, e se c'è qualche domanda, non so, si può parlare di parassiti, cosa, quel che volete, quello che so, e che diventa un po' più vivo. Adesso vi ho fatto una carrellata, quello che può essere la mia opinione, è che bisogna lavorare sulle nuove piante, punto, ma rapido. Per fare, quando i tedeschi, quando mi hanno insegnato, loro lavoravano sulla segala, avevano fatto una nuova segala, bellissima, un seme seminato 2000 raccolti, era alta 3 metri, una roba incredibile. Io l'ho portata in Italia e poi è andata persa, perché è andata persa, mi sono fidato di uno, l'hanno mangiata i topi, non era ora. Però impara l'arte e mi tira da parte, l'arte me la sono tenuta. E lui diceva, per fare questo uomo, Georg Schmidt, suo padre, Marty Schmidt, era a Koberwitz. Era uno di quelli 80 di Koberwitz. E suo papà ha iniziato a fare nuove piante, soprattutto sulla segala. Lui ha portato avanti, Georg. Adesso c'è Martin, che porta avanti più sulla arboricoltura. Lui c'ha il trip degli alberi, va bene, con un problema, che c'è tanto lavoro come lavorano loro, e lui le vende alla forestale che gli dava, come dire adesso, non so, 50 centesimi a pianta, per cui non ci sta dentro. E, vabbè. Però Schmidt diceva, per fare sta segala ci sono voluti 100 anni. Allora, sulle annuali, io ho visto che lavorando, non come lavoro adesso, come lavoravo fino a qualche anno fa, ci volevano più o meno 4-5 generazioni. Va bene, ma 4-5 generazioni io le vedo nel frumento, ma in un albero. Prima deve crescere. L'albero buono deve essere un po' adulto, deve avere almeno 20 anni. 5 generazioni sono 100 anni. Mi sembra che l'età media non favorisce. Adesso riusciamo a farlo in una generazione. Adesso riusciamo a fare cambiare questo in una generazione. E quindi stiamo iniziando a fare campi. Domande? Voi che siete venuti qui a ascoltare agricoltura con scarso interesse agricolo. Guardate che io non ho mai lavorato in agricoltura, fino a 25 anni, ma neanche papà, mamma, nonni, nessuno. È stata la mia fortuna. La fortuna è non sapere niente, se no parti così. Invece non sapevo niente, leggi Steiner. Mi sono detto, da ateo anarchico che ero, se funziona è una rivoluzione, se non funziona è una tante balle, perché c'è un unico modo, provare. E ho iniziato a provare. E ho visto qualche miracolo. Parlate un po' voi ragazzi, dai, che sennò io su questo... Io volevo dire, sì. Quando ho iniziato a seguire un po' l'arca della vita, 3-4 anni fa, e adesso ancora, seguo costantemente, leggo Steiner, mi sono interessata dell'antroposofia, che studiando a scuola, anche filosofia, non si parla di questo aspetto quando si parla di Rudolf Steiner. Non deve esistere. Cioè, dal sesto piano di un appartamento a Milano mi sono trasferita perché ho sentito questo richiamo fortissimo di andare nella terra.
E adesso sto iniziando. Sopra la terra. No, l'humus, no. Vabbè. Sto iniziando questa esperienza. E mi sono resa conto che l'ambiente che mi circonda, come giustamente dici tu, è pieno di aziende agricole che spargono letame costantemente e poi non ti dico l'odore. Stavo a dire che profumino. Che paura che ci sia anche del chimico. Sì, sì, beh. Lavorano tutte in quel modo. Allora io dico come fare? Perché... Ma sei verso la Brianza? No, sono proprio a Morimondo, che è il parco sud agricolo della Lombardia. Sì. Quindi sono... c'è una distesa completa, poi c'è il naviglio che passa, pieno di nutrie, ma è una distesa completamente piatta di aziende che fanno questo. Alberi? Pochi, perché danno fastidio al trattore, perché c'è il conto terzista che lavora e tu devi guardarlo da casa. E sono questi bestioni che girano. Sì, sì, ma si sa, devi crearlo tu l'ambiente. Non c'era, non, dimentica, il parco del Gran Paradiso, dimenticalo, non c'è più. E la realtà è questa. E devi creare tu... Guarda, ti dico, si chiama RD133. È il prodotto che tu spruzzi e crea l'organismo agricolo, compreso tutti i tipi di animali, gli uccellini, tutto quanto, quello che manca. Ecco, e tu hai creato l'organismo agricolo tuo. Perché io ho iniziato a disinquinare il terreno, 101, poi sono sì, qui, ho fatto questi passi. Sì, però l'organismo agricolo è questo qui. Però è quello. Io pensavo fosse dedicato a un'azienda agricola, io non ho un'azienda agricola. Termine scientifico, fregatene. La tua realtà è quella, fai quello, Okay. Va bene. È importante, oggigiorno è sempre più importante, perché disinquinare il terreno, tu sai che lo facciamo in 10 giorni e via, ma l'organismo agricolo non puoi farlo perché non è tuo, se c'è il vicino, dopo c'è l'altro vicino, allora tu crei un organismo agricolo eterico, animico e spirituale e nessuno può dirti niente, piano fisico c'è il catasto, sui piani sottili tu chiami tutte queste forze qui. Bene. Domanda? I topi, come sai già, e sono riuscita a eliminare, a farli andare via, non fare più tornare i cinghiali quest'anno anche, ma le limacce purtroppo. E vuol dire cos'è? Se probabilmente no, vuoi vedere la batterice. Usato, non ho usato nulla di. Eh sì, ma capire che storia c'è, quel terreno è tuo da tanto? Sì, da sempre. Da sempre. E allora quando siamo da te domani, postdomani? No, ma non siamo lì. Ah, allora. Cosa posso fare in più di questo? No, devo vedere, devo capire cosa. Non posso. Allora, io ti posso dire, è uno squilibrio delle matrici. È uno squilibrio delle matrici. Sì, ma esattamente come? Ce l'hai una foto? No. Non ce ne sono tantissime come parlavi tu prima, però insomma, l'orto non è grande e rischio di... Sì, ma così non posso, sono talmente tante che... Rendi conto quante variabili ci sono. Mi serve una foto. E una foto di adesso, non di 20 anni fa, perché le matrici durante il corso dell'anno cambiano la loro azione, no? Si scambiano di posto, è tutto un po' più... Io vi ho fatto l'ABC, è un po' più complicato entrarci dentro, quindi una foto di settimanale, non dico istantanea, e poi sì, in genere riesco a capire. Ho usato le trappole. Le? Le trappole con la birra. Ma beh, ma quello... Per diversi... Sì, sì. Tempo, sì, sì. Sì, ma quello non... Bisogna capire, ce le avevi già le limaci, quindi sì. Bisogna capire la causa. Intanto, sei vicino a un fiume, acqua, qualcosa? Sì. Che non è È un canale o un fiume? Un rigagnolo. E quindi il percorso è lineare o tortuoso? Tortuoso. Benissimo. E non sei... No, adesso parlo io. Ascoltami. Questo è il tortuoso, va bene? Diciamo che l'acqua va di qua. Tu sei da questa parte o da questa? Io sono da questa. Sapevo. Lo sapevo. Perché è tutto più complicato. Pensate che sia facile. Qua, questo qui, questa, quindi l'acqua scorre, no? Qui, guardate la ghiaia come si ferma dentro un fiume.
l'acqua non fa così, neanche per idea. L'acqua fa così, si gira e fa un giro principale e uno secondario. E quando cambiano, allora lo faccio così. Lo faccio largo adesso per capirci. Qui, allora, qui abbiamo la sabbia fine, questa parte del fiume, e qui abbiamo i sassi. Perché? Perché l'acqua che è di qua poi passa di qua, l'acqua che è di qua passa di là, capisci? E fa così, quindi sono due fiumi in realtà che camminano nello stesso fiume e fanno così. Sono due fiumi che fanno così e portano due qualità diverse. La qualità diversa cos'è? Che questo, tu sei di qua, qui emana forze eteriche. Qui invece entrano forze astrali. Qui metti il frutteto e qui metti l'orto. Perché la forza astrale è quella che ti fa fiorire. Quindi, però l'orto è di là. L'orto dov'è? Di qua? No, è di là. Ma quello ti dico che ti fa le limacce. Perché è caricato di acqua. Acqua luna. E l'ho detto, devi fermare, se è così, devi fermare quest'acqua lì. No, perché noi pensiamo, non andiamo conto di cos'è. Il fiume è un organismo, il nome del fiume. Il fiume è la vita che scorre, no? E le chiocciole? Vale il discorso. No, quelle sono già più stanche. È la limaccia, perché la limaccia va proprio più sotto. Le chiocciole passano anche sugli alberi, si chiudono lì, si attaccano lì. La limaccia è proprio quella, la tua amica. E hai troppe forze di acqua. Troppe forze di acqua. Però vedi, esempio, grazie, perché vedi, quando un po' capito, cosa vuol dire un corso d'acqua? Capite? Se sei da una o dall'altra, cambia come. Ma guarda che cambia di tanto. Se qui ho 10 di forze. La casa dall'altra parte, la casa dall'altra parte non le ha. Vedi che pian pianino ci arriviamo. Osservazione. Perché so queste cose? Perché guardo. Guardo. Non vedo. Guardo. Osservo. E me ne rendo conto di queste. Certo che ho anche studiato, Il libro di Schwenk, Theodor Schwenk, Il caos sensibile. Certo, ma lo so, quello l'ho studiato, ecco. Però dopo l'ho visto anche, e l'ho anche visto, se qui hai 10 di forze eteriche, qui ne hai 2, quindi qui l'orto non ti viene, ossia viene un orto, lo so, se qui invece hai forze astrali, frutteto hai 10, qui c'è 2, quindi qui fioriture, sì, se c'hai 3 piante ti accontenti, parlo di frutteto. Quindi devi sapere dove mettere una roba e dove mettere l'altra. Poi c'è la variante del bosco, capisci? Capisci? E poi c'è la variante di tutte le fabbriche chimiche, che è quasi meglio. Perché lì è zero. Capisci? Diventa complicato. Quando io faccio questi progetti che mi chiedono di progettare un organismo agricolo, è la roba più difficile che so che posso fare. Perché... per uno normale c'è il ritmo, metti lì, metti l'orto, metti il frutteto, metti il nord, sud, est, ovest, no? Ad esempio si mette sempre il nord, sud, i filari, ce l'hai il nord, sud. E perché? Perché prende la luce, no? È vero che prende la luce, è vero. Filare, questo è il nord, questo è il sud, quindi c'è la luce di qua, la luce di là. Sì, ma la vita biologica viene da sud verso nord, scorre, è un fiume. Quindi tu metti i filari e l'hai incanalata. Ma questo, tu ti metti qui, in cima, questo è il campo, ti metti qui a metà, a sud, devi metterti giù e devi fare 10 carezze. Se tu fai 10 carezze con tanto amore, fai fluire tutta la vita biologica e questo già non concimi. L'ultima, mi ricordo una bella che ho fatto, ero in Tunisia, era da fare un progetto anche lì di arido deserto, e mi hanno messo vicino l'agronomo, il professore universitario, che doveva era colui che poi doveva portare avanti. Allora lui col suo inglese, io col mio inglese, qualcosa è venuto fuori, e a un certo punto ero in quel campo, e dovevo tirarlo su, perché non potevo andare ogni settimana in Tunisia a fare un trattamento, io faccio a modo mio, insomma, e qua bisogna essere un po' smart. E a un certo punto dovevo tirare su la vitalità,
E gli ho detto, guarda, dico, io faccio una cosa strana, adesso aiuto la vita a fluire. Io non so cosa ha capito, cosa magari non l'avrò detto. E incomincio, e lui si mette vicino a me, eravamo, perché per accarezzare la terra devi metterti in ginocchio, o ti prolunga. E lui si è messo anche lui a fare queste carezzine e tutto quanto, era contento, contento, il professore d'università, dico, là sono più aperti di noi. Come era un altro campo, sempre in Tunisia, e c'erano dei problemi, dovevo vitalizzarlo facendo i moxa, sapete i moxa di agopuntura? Ecco, io facevo i moxa alla terra, perché ho studiato agopuntura, quindi l'ho applicata alla terra. E con un moxa tu puoi fare tante cose, crei un inoculo di forze di fuoco, fuoco idrogeno, il fuoco è questo, questo qua su è il fuoco. Quindi facevo un inoculo, il fuoco cosa fa? Etere di vita, etere del calore, genera e rigenera la vita. Quindi faccio un moxa per rigenerare la vita, affari miei. Allora ero io con quello di questa azienda, c'era il capo dei servizi segreti e il sindaco. E dico, io adesso farò una cosa, e fai. Allora mi sono trovato un po' di legno, una specie di camino, perché era lì in campagna, tutto qua, e a un certo punto comincio a fare tutta sta roba qua, e poi mi giro intorno, avevo un 15 contadini intorno, non c'erano prima, cioè, arrivati, e dico, adesso io faccio una preghiera, dico, fate anche voi, se volete, ognuno prega come vuole. E questi qua si sono messi tutti i 15, solo che quando pregano si mettono giù con la testa. E allora li ho guardati bene, avevano qua, sì, una crosta su crosta che io non avevo fatto capire, pensavo fosse all'indiana, no? Perché a forza di battere la testa ai contadini, fa impressione a fare così, altro che le stimmate. E si sono messi tutti quanti, anche il sindaco, anche tutto. E siamo noi che siamo proprio persi, noi civilizzati siamo proprio, ci hanno di quei valori ancora, che mi dà più fiducia lì che qua, qui siamo persi, perché non so che fine farà sto video, ma di sicuro, dico una volta, vado a un professore universitario, gli dico io vorrei fare un lavoro sui parassiti, se c'è un ragazzo che vuole fare una tesi, invece che fare le solite tesi scritte, viene, segue il lavoro e facciamo un bel lavoro. Mi fa, ma lei come vuole lavorare? Io lavoro così, prendo il parassita, bla 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 bla, omeopatia, bla bla bla. Me lo rispieghi. Lei me l'ha spiegato. Io non l'ho capito. Se io non capisco, vuol dire che non è vero. Saluti! Questo era il professore aperto, quello aperto sulle cose. Non esiste. Si pensa che proprio l'atteggiamento scientifico del ricercatore. Va bene, fatemi una domanda, sennò io vi c'ho troppi aneddoti. Quindi lei nella parte astrale deve mettere il frutteto, sì. Perché così bilancia le... No, non bilancia niente, ci fa un bel frutteto. Qui deve fermare l'acqua. Deve fermare l'acqua. O metti qualcosa che mangia acqua, tipo sempre un po'. Però non è proprio il ciliegio, diciamo una pianta bella d'acqua, una bella con tante foglie. No, l'edera è tossica, sta calma. No, no, devi mettere annuali, eterico, eterico, ci vuole eterico, ci vuole un annuale, o una sepina al massimo. Fermare l'eterico, sto pensando che non l'ho mai pensato, perché è andare contro la vita, non ho esperienza. Basta che faccia un canale asciutto. Sto pensando al canale. Perché se mette la siepe rimbalza. Sto pensando alla siepe, sì, al canale. Bene, altra regola dell'agricoltura, che va bene anche per il tuo bosco. Se qui ho una fonte di vita, il bosco è una fonte di vita, scrivo bosco, ma può essere anche un fiume. È un po' la stessa cosa. E qui c'ho quello che voglio, magari c'è un frutteto, questo frutteto produce poco perché è nell'eterico, questo è eterico che scende. Quindi o metto il ciliegio nel frutteto, assorbo l'eterico, ciliegione belle grosse, dipende quanti 100 metri c'ho di bosco, perché può essere anche due filari,
però metti un ciliegio col granulo sotto che funziona come 10 e ti basta un filare. Oppure fai un canale. Allora, visto di così, un canale sfondo almeno 50-60 cm è un muro per le forze eteriche. Qui. Quindi se io faccio qua il mio canale, però il canale deve essere sempre asciutto. Se il canale è bagnato, se qui c'è l'acqua, è un ponte per le forze eteriche. Quindi io faccio fare due canali. Il primo a monte, facciamo che sia così. Qui c'è il frutteto messo disgraziato, qui c'è il bosco grande grande, io faccio fare un canale piccolo che porta via l'acqua e quello vero da 50 a 60 che fa da muro, così il frutteto produce. Così produce, però viene avere il canale, viene avere un trattore, viene avere tutto, oppure metti i ciliegi. Quindi un canale, il canale ti resta secco. In realtà io l'ho già fatto il canale che attraversa il bosco e che va, sfocia nel fiume, per deviare e drenare. Eh sì, ma se lui è bagnato ti fa da ponte? No, non è sempre bagnato. Eh beh, e quando è bagnato? Anche il fiume non è sempre. Beh, ascolta, adesso tu vedi il caso specifico, quindi o il fosso, diciamo, il canale, oppure il ciliegio. Però vedete, qua stiamo entrando, di agronomia non c'è niente, qua nessuno ne parla. Però lo Steiner lo dice, regolare il bosco. Oppure dice, se non c'è il bosco, un modo del tutto diverso. Noi abbiamo fatto un preparato che fa la funzione del bosco. Senti, io ho sentito un video tuo, dove quando ho iniziato a fare agricoltura devozionale, a un certo punto eravamo a Monte Spertoli e Montepulciano. Sì, in Toscana. Montepulciano. Okay. Monte Spertoli. E a quel punto, a un certo punto, tu hai detto, perché stiamo, ve lo anticipo, stiamo pensando di fare una scuola, sì, di agricoltura. Sì. Non l'ho fatta. Bravo, ecco, era quello che volevo. Non c'è più tempo. È diventata la scuola dell'essere. Ah, ok. Non c'è. C'ho anche altre richieste per fare altre scuole, formare, e gli rispondo di no. Perché tu nell'ospedale grande c'è il lungo degenti, sì, e il pronto soccorso, e in mezzo c'è tutto quello che c'è. Allora, non è più l'epoca dei lungo degenti, è l'epoca del pronto soccorso. O la risolviamo in 2 anni, o se no ciccia. Ciccia è un termine scientifico spirituale, ecco. E quindi dice, fare una scuola, e ci ho richieste, proprio mi dicono, adesso facciamo una scuola così, colà. No, perché non è più tempo di mettersi lì a fare, e poi chi c'è tempo? Chi c'è tempo? Bisogna avere un giovane che non ha lavoro, ma chi lo paga? A parte il discorso economico, se dovesse parlare di agricoltura. Sai cos'è? È che quando l'avete presentato era molto interessante. Sì, lo so. Per chi vive al sesto piano a Milano e dice mi piace tutta questa cosa, sento che è profondamente vera, ma non riesco a concretizzare. Puoi trovare un contadino fuori, fai il sabato con la zappa, scusa. E infatti io ho detto, se trovassi qualcuno che segue già il tuo sistema. Ma tu incominci, tu porti idee. Io quando avevo il primo socio che ho avuto, lui faceva Fukuoka, non so se avete sentito nominare Fukuoka, io ero già steineriano, a un certo punto ci siamo trovati un po' così, ho detto, ascolta, nessun problema, metà fai Fukuoka, metà faccio io. Era mesi che si discuteva. Ah vabbè, allora non faccio niente, facciamo come fai te. Cioè, capisci? Era non dartela vinta. Fallo allora, no? Con le palline di argilla. Tra parentesi c'è un ottimo modo di fare palline di argilla con la saliva, ve l'ho fatto fare, e tu la metti nel terreno e tu concimi 15 metri di raggio, terra e saliva. Altro che metri cubi di letame. Beh, io infatti con quella cosa lì sul terrazzo di casa mia quest'anno ho delle fioriture che sono da rimanere a bocca aperta. E ti dico, io non sono un'agricola, non ne capisco niente, l'ho fatto. Palline di argilla e via. E via, con la saliva. Con la saliva. La terra. Sì, sì, sì. Quello che avevamo fatto. Sì, sì, sì.
le ho piantate in ogni vaso e quest'anno veramente delle fioriture da... Ti dico, sono altri 10 modi per portare vita senza concimare. Che concimare, l'hanno fatto i tedeschi i calcoli, costava, calcolando tutto, perché il contadino non conta le sue ore, no? Calcolando tutto veniva tra 2.000 e 2.500 euro a ettaro, calcolando tutto. Poi non conti le tue ore, poi il letame ce l'ho lì. Fa finta di comprare tutto e pagare un uomo. Un assurdo. Pallina. Carezze. Gesto humus. E ce ne sono già due. Gesto dell'humus e sono già tre. Già tre metodi che non costano niente. Ma come quando hai fatto vedere le carezze sul tronco? Sul tronco per la linfa ascendente. La le carezze sul tronco sono queste. Carezze sul tronco. Cosa... Beh, noi stiamo mettendo giù le barbatelle di vite, no, dei fruttiferi, hanno avuto, erano piante da seme in estate, ho sbagliato a dire, e avevano un blocco nella radicazione, a occhio, si vede, 10 carezze verso il basso, è partita la radicazione in pieno, dopo 5-6 giorni, basta, perché dopo se no è a scapito della gemma, e la rifai verso l'alto, tu governi la pianta così. E sembra incredibile che sia così facile, sì, è facile, però ci vuole coscienza, perché se non lo fai con devozione non funziona. E governi la crescita delle piante. Sarebbe il 504, il 504 è la linfa ascendente, e invece che mettere l'ortica sarebbe. E tu lo fai con la mano. Noi l'abbiamo visto con le piante in fiore, i pitosi. Parla forte che ti sentono. Noi l'abbiamo visto con le piante in fiore, in città, nel vaso, i pitosfori che stanno tra l'altro sospesi fuori dalla finestra, ma sono sopra letteralmente a un tetto che sta sotto e a fianco hanno il muro di un'altra casa, quindi sono nell'angolo e con il tetto. Si soffrivano? Cioè, li avevamo dati per spacciati. Abbiamo messo la farina, abbiamo aggiunto un dispositivo da esterno senza voler prevaricare. Lo 02? Perché ce n'era già uno dall'altra parte. Sì, sì. Ha detto se può essere di aiuto in più. Farina, massaggi, tanto aiuto che si può fare. Palline di saliva che avevamo fatto a Modigliano l'anno scorso. E una botta, cioè ci sono... Dopo erano 3-4 anni che erano proprio fermi, quindi verdi, scuri, eccetera. Adesso ci sono le foglie che fanno luce da quanto verdi sono. E quella è la qualità, quando fanno luce. Ma luce è il semino. Sì, sì. Mm-hmm. Quando vado in campo io guardo la luce delle piante. E in più erano pieni di cocciniglia. Anche. Quella è già una bella bestia. Adesso ho visto, ne hanno meno di un decimo che sta iniziando a cominciare adesso, quindi... E il prossimo passaggio è lavorare sulle matrici. Parlare delle matrici, io ve l'ho solo detto perché va conosciuto. Ho detto che non sono mai riuscito a spiegarle bene, perché devi fare tutte cose e poi arrivi con la coscienza, perché devi farlo con la coscienza. E invece mi spieghi per favore come posso approfondire il libro delle forme? Guardando le piante, guardando il fiume, guardando le cose. Però io lo guardo, ma per avere poi... Allora, metodo ghettiano, okay. La serata di Goethe. Metodo di osservazione della natura è questo. Tu ti metti davanti ad una pianta, fai vuoto mentale, che non è facile, e viene il momento in cui, siccome quella pianta è una parte di te proiettata fuori, viene il momento che solo osservando lei, come dire, ridesta quella parte in te. Perché c'è un cordone ombelicale invisibile tra te e le piante. Le piante, gli animali, i sassi, la luna, tutto quanto. E quando arrivi a stabilire questo, si ridesta questa capacità, ti viene come intuizione il chi è di quella pianta. Lo capisci? E non so dirtelo di più, bisogna fare le prove. Io ricordo quando una persona che io stimavo moltissimo, che mi ha detto a un certo punto, Enzo, tu la testa
Lei è già aperta, era il modo per dire che già... Però fa, devi parlare con le piante. Ah, dico, devo parlare con le piante. E si fa, finché non parli con le piante sarei uno che chiacchiera e basta. Vabbè, dico, grazie. 2 anni sono stato lì con quel pensiero che mi girava. Non avevo il coraggio di guardare le piante, perché non mi dicevano niente. Sì, facevo già l'agricoltore, ma non a livello biodinamico così. E un giorno il mio collega, che si parlava, mi fa, allora dai, piantala, dai, deciditi, parla con queste piante, insomma, no, tutto sai. Sì. E ero davanti a un pitosporo. No, il primo era un pitosporo, sì, un pitosporo. Guardo sto pitosporo e il pitosporo mi dice, io sono un sempreverde, che lo sapevo che è un sempreverde, non è una novità. Ma me l'ha detto, mi è nato dentro come pensiero in un modo che io sono un sempreverde. Immediatamente il pensiero, beh, allora faccio una tintura madre, estraggo il principio, lo uso sulle piante, tipo il pomodoro, che il pomodoro, lui sarebbe una pianta anche perenne, muore per il freddo, ma ci do la forza del sempreverde, il pomodoro va avanti. Un attimo dopo dico, sì, però il pomodoro manca la verticalità. Alzo gli occhi, era lì, come dire, tra te guardo lui, e c'era l'alloro. E anche lui è un sempreverde, c'è la verticalità. Allora adesso uso l'alloro per dare longevità alle piante. Ci sono anche altri mezzi, per cui mi ricordo sotto tunnel, melanzane sotto tunnel in Sardegna, perché era un grosso allevamento, diciamo, coltivazione, e lui mi fa, non riesco più a far smettere le melanzane, di fare melanzana, perché c'è caldo da me, e finché c'è caldo continuavano a fare, solo che dando la longevità continuavano. Siamo passato l'inverno, ho fatto l'estate, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, continuavano a far melanzane. E pian pianino incominci così. E ogni pianta c'è il suo specifico, e lì libro delle forme. È verticale e sempre verde. Che si sa, ma lo vedi con altri occhi. Pian pianino. Tutto in una volta. No, pian pianino. Vedrai che arriva, dai, pian pianino. E certe piante, forse ve l'ho detto dell'ipocastano, ve l'ho detto. Una settimana sono stato sotto l'ipocastano, avevo tempo, settimana, e poi ho fatto 7-8 preparati, 9 forse, non mi ricordo neanche più. Un preparato lo uso ancora per cicatrizzare le ferite. Il bordo fogliare dell'ipocastano, che ha quella forma così particolare, lì, fiume, anse, sapete come è fatto le foglie? Quello lì, tagli quelle forbicine, il bordo, proprio, quindi materia zero. E di quello lì ho fatto un prodotto omeopatico e ho preso la forza dell'etere del chimismo cicatrizzante e lo usava ad esempio un mio amico dentista che quando ti levava tutti i denti, cioè le sorgenti di sangue, spruzzava sopra e si fermava subito il sangue. Cicatrizzante, poi cicatrizza. E di guardarti l'ipocastano, capire la foglia, capire il frutto, le radici come crescono, e è legato al sangue, l'ipocastano è sangue venoso. Ti do la dritta, però il sangue venoso un conto è nelle radici, un conto nelle foglie, un conto nel frutto, castagne d'India, poi si usa anche, no, per i raffreddori, quelle cose. Io non lo uso per quello perché non l'ho capito, lo uso per quello che ho capito. Torniamo sull'agricoltura, guardiamo sul futuro della terra, il futuro degli animali, cosa sarà di noi? Cosa sarà di noi? Fra 500, 1000 anni, come adesso si parla, non so, del Medioevo, del Rinascimento, si parlerà di quell'epoca in cui l'uomo si credeva padrone di tutto ed è diventato schiavo di tutto. Noi siamo schiavi, pensando di essere padroni. Va bene. E questo sistema finisce. Ma vedi anche la politica, la sociale, tutto, capisci che sta finendo. Sta finendo. Capire, lavorare per far nascere il nuovo, questo è il punto. Bisogna lavorare, perché dici, fai anche una diagnosi giusta, il sistema finisce, va bene, e poi? E adesso lavoro per fare le nuove piante, tiro su le maniche e lo faccio.
Ne abbiamo quasi una ventina di nuove piante. Dai, per riuscire a contattarlo. Io mi trovi dappertutto, su YouTube, in internet, segreteria, esisto. Grazie, grazie. E parlo. Meno male. No, parlo. È rara, cioè, a sentire, cioè, le sue parole con questa certezza, con questa convinzione. Ma si capisce? Che credo, perché lo metto in pratica. Si capisce. Eravamo in tutta la provincia di Sondrio in tre biodinamici. Io facevo mele e uva, e l'altro, il Marsella, faceva vino, e il Mondora, magari l'ho già sentito, faceva un po' di ulivo, un po' di vino e un po' di mais. Sì, sì, va bene, adesso i nostri mais, cioè i nostri mais, lo strato rosso ormai sono da 30 anni ed è sempre quello che usiamo, e ce l'ho nella mia banca dei semi, c'ho quello e crea sempre. È da polenta o da polenta? Da polenta. È tra i più pregiati mais. È un ottofile, che cos'è? Quante file ha? No, ha più file, è un rostrato rosso, c'ha un uncino. Ah, quelli con l'uncino. Sì, sì, quelli rossi un po' scuri anche. Sì, sì, lo conosco. Facciamo le gallette, facciamo... Va bene, adesso devo tornare un po'. Beh, insomma, auguri. Però Sondrio è tanto fuori mano per me. Io non so, ti ripeto, perché sono venuto qui. Sarà stato per voi, non lo so. Però il 90% è l'incontro già che ci conosciamo fin troppo. Va bene, no, dico in senso buono, E la strada c'è, ad esempio io di prodotti dovrò fatti, gli ultimi che uso saranno più di 200. Beh, ad esempio uno che fa insalate, quando l'insalata va in canna cosa fai? Termine tecnico, no? Va in levata, no? Sì. Tu cosa fai? La lasciamo andare in fiume. Sì, vabbè, ma se devi vendere? Non la vendiamo. Ti faccio un prodottino che ti ferma per 15-20 giorni l'andare a seme. E tu fai in tempo a raccoglierle e venderle. Dico un prodotto marginale, che però uno che produce, ti viene un'annata un po' troppo acqua, poi troppo caldo, quella parte, e tu parti, perché a chi le vendi? Quindi ritardare anche la fioritura, quando hai capito cos'è la fioritura, puoi anche ritardare la fioritura. Ecco. Poi tutto il lavoro sulle spontanee. E questo, dico una parola su questo, spontanei insetti, che per noi sono le maledizioni, normalmente, vabbè, per l'agricoltore, dobbiamo pensare in altri termini, che sono i campanelli di allarme, detto la natura ci difende come può e usa gli insetti e usa le spontanee per depurarsi. Sono sempre un indice di inquinamento, bisogna capire che tipo di inquinamento. Quindi, in base... o di eccesso di forza, tipo la pioggia. Quindi in base al tipo di spontanea bisogna riequilibrare l'armonia delle matrici. Ma devi sapere ogni spontanea cosa vuol dire, come la limaccia che voleva dire letame fresco, oppure l'afide. L'afide viene o perché la linfa ascendente troppa acqua, sedia, oppure la linfa discendente troppo zuccherina, quindi troppa pioggia o troppo sole. Sì, ma allora vuol dire che devi lavorare su una matrice oppure sull'altra. Noi cosa facciamo? Uccidiamo l'afide, noi, anche il biologico usa veleni con guanti bianchi, veleni naturali, ma così, comincia con la cicuta, cioè, dice, fatti una tisana di cicuta e ti accorgi che cos'è, perché della natura sempre c'è un equilibrio perfetto tra vita e morte, dentro di me c'è un equilibrio perfetto di vita e morte, perché ogni giorno le mie cellule si riproducono e le altre muoiono, se quelle non muoiono io schiatto. Quindi deve esserci un equilibrio, il mercuriale, tra vita e morte, quindi è fondamentale. Se non ho quell'equilibrio arrivano o le spontanee o gli insetti, anche i cinghiali. Perché arrivano i cinghiali? Io ho detto, no, perché? Qual è il compito segreto, diciamo, dei cinghiali? Cosa fanno nel terreno? Da sotto in su, e quando un terreno è debole di forze di madre terra, il cinghiale ha il compito di far uscire le forze di madre terra in superficie. Per cui mi ricordo un'azienda che seguivo, cereali, e aveva già grandina, insomma io avevo il mio blocco, lui l'altro faceva convenzionale,
perché voleva provare, va bene, e ho fatto il prodotto per i cinghiali, perché lì c'erano cinghiali. E un giorno mi dice, vieni, era vicino, vieni a vedere cosa hanno fatto i cinghiali. Orca miseria, dico. Mm-hmm. Vado a vedere e vedevi il cinghiale che era nel terreno mio, diciamo, era entrato, si era girato, era uscito, mm-hmm. quindi vedevi una scia, è andato nella parte convenzionale e lì gli ha fatto un massacro. Quindi è entrato di slancio, di sai com'è, no? E poi ha detto, no, qui è uscito senza niente. Ecco. Come altre volte sul mais, vedi tutto il mais pestato davanti perché non riescono a entrare, come un muro, non entrano. Proprio, come dire, arrabbiati, ma anche altri ancora. Quindi noi nell'agricoltura convenzionale, ho fatto le ceneri, adesso non le faccio più. E cosa facciamo nel convenzionale? Uccidiamo. Io so sempre il mio esempio, chiedo scusa se mi ripeto. È come andare in macchina e si accende la lampadina rossa. Lampadina rossa, olio, pressione, batteria, e tu vai dal meccanico, fai qualcosa. Noi, in agricoltura, quando si accende la lampadina rossa, gli afidi, la peronospora, quel che è, stacchiamo il fusibile. Vedi che si è spento? E poi non vai più dal meccanico, vai alla fascia carrozze. Bene. Quindi noi uccidiamo il sintomo e quindi la causa si incancrenisce, termine tecnico, e quindi poi non fai più cosa fare. Quindi bisogna imparare a leggere il libro delle forme, leggere ogni pianta cosa fa, di cosa è indice, lì ci va una vita, pian pianino, io ce le ho scritte. Un giorno o l'altro lo stamperò quel libro. È interessante. Guarda, io ho visto il video dove tu porti il gruppo in mezzo al campo e gli fai vedere con gli occhi di una persona che ha la consapevolezza, e a occhio nudo tu dici di là è molto più vivo che non di qui, visto con i suoi occhi, quando ti fa vedere i particolari la roba è veramente rivolta. Sì, non mi ricordo, però ti credo. No. E quando a Saragossa hai portato nel campo gli agricoltori, sì. E tu vedi proprio con gli occhi di chi sa vedere. Ma bisogna guardare così, bisogna, esatto. Perché altrimenti... Beh, lì è stata una bella, che era da un amico che lavora con me, segue il mio lametto da 25 anni, agricoltore, e quindi se contavo balle non sarebbe più un amico. E è un campo, c'era anche lei, che non aveva coltivato, non ho fatto in tempo. Vedi qui, volevo fare questo, volevo fare l'altro. No, dico, non dirmi niente. Io ho guardato le spontanee, ho detto, tu l'anno scorso hai coltivato così, questa pianta, quell'altra pianta, e in questo modo. Lui è sbiancato proprio, perché parlano. Tu, guardando le spontanee, tu sai tutto quello, è la biografia del campo. Però le spontanee, perché se diserbi non vedi più niente. Allora c'è la sorghetta. La sorghetta, conosci la sorghetta? Sorghum alepensis, quella viene su così, che neanche i denti delle streghe lo chiamano, le radici. Quella lì ha il compito di togliere il diserbante. Noi diserbiamo la sorghetta e quindi viene di più. Io ho calcolato che in Friuli, che è pianta del mais, zona del mais, avevamo prenotato sorghetta per 400 anni. Cioè, talmente il diserbante è dato che la sorghetta impiegherà 400 anni a disinquinare col terreno. E quindi è finita. E abbiamo fatto altre cose. Non è quella la strada. Però devi sapere, adesso non voglio dire, perché io dico sempre che il mestiere più difficile è l'agricoltore. Non c'è mestiere più difficile. Il medico è più facile. Perché il medico ti dice, c'è male qui, non vado di corpo, la pianta mica ti dice c'ho male qui, non vado di corpo, no? Per dirla. Tu devi probabilmente proprio entrare dentro e capire cosa non funziona. Conoscere la sua sofferenza. Sì, ma... Bisogna conoscere. Sì. E però ti mandano anche le piante tropicali, messi come aspettano con l'avocado. Che è un'avventura non da poco, con quel semone così. Va bene, qualche domanda, se no chiudiamo, dai. Posso farle una domanda? Prego, non ti... L'anno scorso, o meglio, l'inverno scorso, metà del campo, era pieno di portulaca. Benissimo, ce l'ho adesso la portulaca che la sto facendo.
non era mio e l'hanno diserbato. Sì. E poi, soprattutto già da questo periodo, c'è un settino che non ha... No, parliamo di Portulaca, ne abbiamo già abbastanza. No, no, rosso, perché infatti, è simpatico. Come si chiama? Non lo so. Allora Ciccia. Scusa, ce l'hai tu, hai fatto il libro della forma a te, io non l'ho incontrato. Portulaca l'ho incontrata. Quando c'è la Portulaca in campo, vai là con la zappa, gli dai il colpo di zappa, e il giorno dopo gli dai un altro colpo di zappa, perché è uguale, non si è asciugata niente. Giusto? Perché? Perché c'è tutta quell'acqua dentro? Perché viene d'estate quando non c'è acqua. Allora, cosa fa la Portulaca? Guardate che tutte le piante sono una difesa, sono una risposta. Se io ragiono che la pianta è un nemico, perché questo è il più grande nemico della vita, c'ha un nome, si chiama ASL. Sì. Sì. Tutto diserbato, tutto pulito, tutto niente, tutto qua. Ma come fa? Faccio un deserto e mi viene su la pianta sana, ma sei proprio... Ma insomma, un bambino, un bambino non, che non ha fatto l'università, lo capisce. E poi... Poi ve ne conto anche altre. Beh, la Portulaca viene perché crea è superficie parallela alla Terra, no? Quindi è luna. È una luna, una pianta di luna, quindi che raccoglie massimamente le forze della luna per portarle a un terreno arido. È una bagnatura. Ti sta bagnando il terreno, la Portulaca. È un nemico? No. Il problema è tu cosa c'è in quel momento lì, se ti viene in mezzo al radichietto, in mezzo alle insalatine, puoi avere problemi. Ma quindi è una pianta che sopperisce all'arido. Quindi come anche i cactus del deserto, sono pieni d'acqua dentro, no? Sono proprio, è un rovesciamento. Vi faccio un altro esempio. Vi ho detto che il ciliegio è legato alla luna, anche il fico. Il famoso foglio di fico, primo chakra alla luna, no? Ma allora sono la stessa cosa? No, che non sono la stessa cosa. Perché il fico c'ha la foglia del fico. La luna la vedo nella foglia. Verde, larga, lamina fogliare abbondante, latte dentro, latte, colore del latte, luna, cinereo, quel bianco un po' sporco. È luna. Quindi il fico... Se io ho un filare di viti e le mie viti patiscono il secco, perché è così, io metto il fico. Metto un fico in testa dei filari e quello mi porta le forze dell'acqua nei filari. Magari ci metto un granuletto sotto che diventa come 10 fichi. E quindi la mia vigna mi fa tante foglie. Ma se io voglio fare foglie ma anche poi l'uva, e allora quello mi fa fare solo la foglia. Allora metto il ciliegio. Perché il ciliegio, dov'è l'acqua nel ciliegio? Dove la vedo? Libro della forma. Nel frutto. No. Non nel frutto. No, nel picciolo. Nel picciolo. Perché tutta la frutta, quando è matura, è secca ed è marrone. Il picciolo. La ciliegia resta verde. Allora, siccome è l'unica che resta verde, io una domandina dovrei farmela nella vita, no? Perché resta verde? Verde vuol dire acqua, vuol dire linfa. Quindi, pur maturando con un frutto rosso, lei dice, qui comando ancora io con il verde. Quindi porta forze di acqua, poi la ciliegia spesso è doppia, la luna vuol dire due, quindi la ciliegia è legata alle forze dell'acqua nel frutto. Per quello la metto nel frutteto, non ti ho detto metti un fico, ho detto metti un ciliegio. Quindi se nel tuo filare di vite vuoi avere foglia, verde, perché se non è la foglia, e poi avere il frutto, metti un fico e un ciliegio. Quale metti a sud, quale metti a nord? Vabbè, ora è senza fine. Non è uguale. Il fico a sud. Ma devi dirmi perché, mi serve il libro della coscienza anche. Il libro, guarda, è un 50%. Da che parte viene il caldo? Da sud, da che parte viene il freddo? Dal nord. Bene, quindi se io, questo è il sud, io ho i miei filari così, qui arriva il caldo e qui ho una casa, un muro, un qualcosa, un ostacolo, anche alberi, ma non un bosco, solo alberi che sono una siepe. Arriva il caldo. Quali sono le piante qui dentro che hanno più caldo, che usufruiscono del caldo?
scontrano. Perché qui entra il caldo, passa, ma qua si blocca, qui si ingolfa. Quindi qui ho il caldo, non qua. Cioè, qui ho il caldo, ma qui si ingolfa, quindi c'è non tanto. Stessa roba del freddo. Il freddo viene da nord, se qui c'è un ostacolo, quindi queste piante hanno freddo, sì, ma quando c'è l'ostacolo queste ti gelano. Allora stai attenta, vai, apri gli occhi e guarda l'edera, oppure le, come si chiama, in dialetto Vidazzoni, non mi ricordo più, la vedi in italiano, quelle liane che... La Vitalba, ecco, cioè, veniva il dialetto. Quella che noi da bambini, che eravamo altri bambini, noi ce la fumavamo, vero? Tiravi come un matto che era dura, però non sapevi di nicotina. Ecco. Era bella la vita, però è così. Sì, vabbè. Allora, guarda come cresce o la Vitalba o l'edera. Perché l'albero c'ha l'edera? Perché l'albero mette l'edera? Dice, perché è arrivata? No, è la copertina. E tu vedrai che se arriva il freddo di qua, gli alberi hanno l'edera di qua, questi, non questi qua, questi hanno l'edera. E allora il libro della forma, impari come fluisce il caldo, come fluisce il freddo. Non ti ho detto niente, ti ho detto solo come guardare le piante. Solo. E guardare, è lì. E allora vedrai che, non è che hai fatto matematico al 100%, però vedi che la stragrande maggioranza funziona così. E allora dice, vabbè, c'è una regola, e poi le piante, c'è quella più debole e più forte. Allora comprendi come tu lavorare con le piante e fai un prodotto per far resistere le piante al freddo. Noi siamo arrivati a meno 12 sull'insalata. E sull'insalata, spinaci, finocchi. E zucchine, zucchine era meraviglioso, che di notte gelavano, facevi così con la zucchina, e di giorno si scongelavano e le si mangiavano, si mangiavano, ti assicuro, incredibile, lo so, incredibile, i spinaci, li vendavamo, si raccoglieva e si vendeva, ma di notte andava a meno 12, Friuli andava a meno 12. Adesso un po' di meno, però l'abbiamo vissuto, perché avevamo i tunnel, ma i tunnel serve per un giorno, ti tiene caldo, poi non serve più a niente, no? E quindi siamo arrivati così. Io quando do il prodotto per il freddo, che è importante per le gelate tardive, cioè il melo ti fa una gelata tardiva, zero. Noi diamo il prodotto che protegge dalla gelata tardiva e poi diamo un prodotto che fa rifiorire. Non un'altra qualità di mela che fiorisce più tardi, no. Almeno io la faccio così. No, 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 io dico, però quell'albero lì... di mela dalla florina a una gold rush fa doppia fioritura alla gold rush, anche se una, la florina è già... Sì, fiorita. Allora adesso andiamo avanti, sì, ma io ti faccio rifiorire la fiorina, perché si può... Ma la fioritura, ti ho detto che cos'è la fioritura? Quando tu sai cos'è la fioritura... Agisci sulla fioritura. Adesso tiro l'ultima bomba, poi vado via. Allora, tu dovresti andare in campo. Ad esempio, quello che stiamo facendo in questi giorni, andiamo in campo sempre nel vigneto. Il vigneto ha avuto i postumi dell'anno scorso. L'anno scorso la peronospora ha pestato, e quindi poca fioritura. Ormai c'è già, diciamo, il grappolino, chiamiamolo grappolino, no? Pochi. E allora la persona mi fa, sono pochi. E dico, sì, immagino, perché l'anno scorso ti avevo già detto cosa fare per far fiorire, che non l'ha fatto, perché non aveva l'impianto di irrigazione. Lì devi far, per far fiorire una pianta, devi stimolare cosa? Devi stimolare la linfa ascendente che carichi la gemma e poi dagli l'impulso che arrivi la luce. Ma se non hai la gemma che carica, la luce da sola non basta, perché la luce c'è ma non fa la doppia fioritura. Quindi tu carichi la gemma con la linfa ascendente e poi gli dai la luce. Ma come, allora dovresti irrigare tutto un vigneto, bisogna irrigare 40 cm di profondità deve arrivare l'acqua, perché deve arrivare nelle radici profonde, perché le radici, tutti gli agricoltori sanno che sono di due tipi.
è un mondo senza fine, io sono innamorato dell'agricoltura. Allora c'è, questa è la mia pianta, la faccio così, sempre quella là circa, c'è la fittonante e c'è la superficiale, che hanno due funzioni diverse. La fittonante beve e questa nutre. Per cui quando fresi il terreno nella vigna, hai fatto fuori tutte le superficiali, e tu hai visto che l'hai innerbito bene, te l'ho detto, hai innerbito bene. Bene. Mentre questa serve per bere. Allora, se io devo stimolare la linfa ascendente, devo andare in questa. L'errore che fa tanti contadini, che esempio concima, questo diciamo che c'è un albero, concima qui. Ma se concimo qui, il concime va giù e va dove deve bere. E allora è come noi che abbiamo due tubi, uno per respirare e uno per le cose liquido solide. Quindi qui fa come si dice, quando va per storto, no? E qui devi concimare. Allora, adesso faccio una pianta fatta meglio. La faccio qua. Tu vai in campo e scegli una pianta e dici, tu sei la pianta madre. Tu sei la mia pianta madre. Nel vigneto, nel frutteto, quella che vuoi. Questa facciamo così. Che sia quel che sia. Chiaramente se è nata da Talea non c'ha il fittone. Se è nata da Talea non ha il fittone, quindi non beve bene. E tu nell'agricoltura chimica bagni, bagni, bagni. Se invece c'è nata da seme non lo fanno più, perché lo so, ma io le faccio invece da seme. Io le faccio per ripartire da seme. Quantificano dopo quanti anni? E ci vuole un anno di più. Vabbè, però c'è una pianta che mi collego con la matrice terrestre. No, l'olivo ci vuole 8 anni, l'olivo. Una pianta normale già al secondo, terzo anno te lo fa. Ci va un anno di più, ci va un anno di più, ma va bene. Ma io ho il collegamento con la matrice. Ho perso la matrice. Cioè, dico, ma siamo scusa, non c'è più la mamma. Papà da solo, cosa fa papà da solo? Papà da solo, papà da solo. Ecco. Quindi io ho questo collegamento. Allora, in questa vigna le ho detto, adesso, allora c'è la proiezione della chioma. Qui l'ho detto circa un metro, questo è un metro, anzi un po' di meno, scusa. La pianta si nutre su queste radici qua, circa mezzo metro oltre la proiezione della chioma nel frutteto. Allora, se, diciamo che siamo, c'ho l'esempio del frutteto e dell'albero, sto mescolando. Torniamo al vigneto, scusate. Lui ha detto, muovi questa terra qua, la muovi col forcone, pianta madre, col granulo che diventa 10 volte più forte. E poi qui me la bagni tanto, per 40 centimetri. Devo andare oltre le radici orizzontali, devo andare qua sotto e stimolare la corrente ascendente. La corrente ascendente cosa fa? Mi nutre la gemma la spinge. E nell'acqua che bagni metti dentro il prodotto per la fioritura. Quando l'hai messo gli dice adesso tu sei la pianta madre e la distribuisci a tutto il vigneto. Noi lavoriamo molto così. Ma molto così, si può fare anche 1000 ettari, non c'è misura, è la coscienza il limite. E allora adesso lo stiamo facendo, penso settimana prossima avremo risultati, perché l'ha fatto mercoledì, sì che pioveva, mercoledì. Quindi aspettiamo, ma questo in altro modo l'ho già fatto. E tu puoi anche stimolare con una pianta madre, un melo ad esempio, tutti i tuoi meli. Allora, invece che fare un trattamento su 100 meli, 10 meli o 1 milione di meli, fai solo sulla pianta madre. Si chiama economia, ma tanta. Però dipende dalla coscienza. Se la coscienza è alta, puoi dire che il melo trasferisca il messaggio anche al pero, altrimenti non lo fa, perché l'interspecie fa un po' fatica. Però dipende, tu devi comprendere che il melo, questo è il melo e questo è il pero. E qui ci metto il caco. Tutte e tre cosa hanno in comune? Che famiglia è botanica? Te lo dico io, rosacee. Quindi rosacee vuol dire che c'è una mamma comune. Quindi io non faccio più il discorso di trasferire un messaggio, ma l'ho capito, coscienza, vado dalla mamma e faccio gli altri. E se qui c'è un pesco, che è una drupacea, che è un'altra mamma, ma che problemi, avrai anche una nonna, no? Allora ho tutto, no?
certo, io mi diverto tanto. Per quello, con le asinine, con, per quello lavoriamo in mezzo mondo. Noi avevamo, cioè, 15 specie nella vigna o 15 o 20 specie. Gli risolviamo i problemi. E mi chiamano solo quando hanno problemi, perché chiamare un italiano è problemi. Perché un anno fa tante pesche. I prodotti glieli do gratis, i prodotti glieli do gratis. No, il pagamento. No, no, non te li do. Perché non posso venderti la matrice cosmica. Ma come posso io dire che ti vendo una forza spirituale? Ma è una bestemmia? Dobbiamo fare baratto. Vabbè, c'è l'associazione, c'è il libro apprezzamento, tutto quel che vuoi. Però come... No, un momento, come principio, quando facevo omeopatia li vendevo, perché l'omeopatia è ancora la terra che si alza. Passato dall'altra parte... È gratis. Non puoi, assolutamente, assolutamente non puoi, perché se io so se vendo, ho finito. Perché faccio il mercante e... No, sì, vabbè, ma... Vabbè, ho capito. Allora, con la pianta madre tu risolvi tanti problemi. Però devi, capisci, un lavoro di coscienza, lavorarci, farla. E adesso è finito il tempo, perché quelli che ho nella manica non li ho ancora detti. Perché questo mi fermo qui. Ci sono tante altre cose che si può fare, dei diffusori. Ho fatto dei dischi diffusori, tu metti un preparato. L'ultimo che abbiamo fatto, abbiamo fermato un incendio. Ce l'hai tu un preparato che ferma l'incendio? Ma in mente ce l'avrei, cioè educare chi è che accende i fuochi. Che no, noi abbiamo fatto un preparato, c'era un bellissimo incendio in Messico, bellissimo per dire, e gli ho detto, tu ti fai la piantina del luogo dell'incendio, perché non puoi andare nell'incendio a spruzzare, no? Diciamo, ti fai la mappa per dire, no, questa è la zona, 500 ettari, non mi ricordo più. E tu non puoi andare a trattare, no? Se vai lì ti bruci. Allora, questo qui te lo metti su carta, vedi, su carta. Questa carta, diciamo che tu prendi questa carta, che è uguale a quello là, ha la stessa forma, giusto? Questo è un frattale di quello là. Te lo metti a casa, ci metti sopra il diffusore, ci metti il prodotto e si è spento l'incendio. C'ho amici in Messico, E poi, aspetti un altro, ci arrivo, no, perché se così, visto che lasciamo i posteri, poi andiamo via. C'è un'azienda che segue in Toscana, che a macchia di leopardo, non so, avrà una dozzina di campi, in tutto un 50 ettari, però due qua, uno là, tutto in mezzo al bosco, Toscana. E fare il giro dei campi, io lì abbiamo portato i cereali nostri, quindi ogni due mesi, dopo Modigliana, mi facevo i giri e tutto quanto. E io seguivo quel paio di ettari, i miei, diciamo, no? Però eravamo amici, siamo amici, li conosci anche, no? C'è gente che merita. Ci conosciamo da quasi 30 anni e quando vai lì, gli la dai una mano, insomma, no? E dico, però che fare il giro dei campi ci voleva quasi due ore. Allora gli ho detto, tu adesso fai come Google, capisci? Fai una di metallo, fai tutti i tuoi campi e li metti così, come su questo tappeto, esattamente in proporzione, una dozzina, con Marco forse anche di più. E su ognuno abbiamo messo un microdiffusore con una bottiglia sopra, col preparato che mi interessa. Quindi lui fuori casa, lì, governa tutta l'azienda agricola. Perché fatti non foste. E a una certa età ti fai anche furbo e dici basta. Allora il mondo biodinamico mi ha buttato fuori, va bene? Ma sai come mi diverto? Perché abbiamo detto il titolo, no? Bisogna andare oltre, perché l'età media dell'agricoltore quant'è? I tuoi soci biodinamici, l'età media cosa avrete? 60? No, ma sei 90. Vabbè, dai. Facciamo 50. Vabbè, sai che cambiamento. Il più vecchio, sono. Non ci sono le forze, non c'è il tempo, non ci sono i soldi, non c'è più niente. È un'altra agricoltura. Perché il centro è l'uomo cosciente. L'io dell'uomo è il centro di tutto. Ma non l'io di quello che beve o vuole avere. No,
lo dico per il video. L'uomo che si mette al servizio della vita, se io sono alleato della vita, se ho bisogno, la vita mi viene in aiuto. Sì. Alleato vuol dire questo. Noi abbiamo fatto invece la rapina, l'uomo che rapina, che sfrutta. La natura è una risorsa, dicono. Sì, per sfruttarla, dicono risorsa, nel loro linguaggio vuol dire sfruttare. L'ambiente è una risorsa. No, l'ambiente è la vita e io devo trovare il modo di stabilire l'alleanza. Perché dopo con la pianta madre, ma guardate che, ma come facciamo a gestire i 100 ettari di zucchine di una volta, miseria? Ma come fai? Con che trattamento fai sui 100 ettari? Hai finito a fare il trattamento, devi ricominciare? Ecco. Vabbè, quindi io lavoro così, dopo aver fatto altro, dopo aver iniziato con la biodinamica classica e aver visto cose veramente miracoli. E poi ho visto Chernobyl. Torno a dire, con Chernobyl i miracoli non li ho più visti. Bisognava sudarli molto di più. Era anche l'ambiente, io ero a Trieste, periferia, ma era un rumore della città, boom, 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 per dire, era urbanizzato, diciamo. Vabbè, però ho imparato e questo ci è arrivato fin qua. Bisogna stare attenti ai fiumi, da che parte girano i fiumi, tante cose bisogna stare attenti, tante cose, tante. Però sei nella vita. Abbiamo un sito, arcadelavita.it, è difficilissimo. Arcadelavita.it, devo scriverlo, no, arcadelavita.it, perché siamo italiani, fine. E nella sezione rinnovamento devozionale si trovano tutti i prodotti agricoltura e quindi una persona può autonomamente leggere il sito, capire come funziona e vedere cosa c'è a disposizione. Sì, quelli sono quei base. Perché chiaramente noi non siamo in due, non riusciamo a stare dietro ad azienda per azienda, bisogna cercare di essere un po' autonomi e per chi vuole sul canale YouTube di Arca della Vita c'è già un corso di agricoltura in italiano-spagnolo, per cui la parte italiana la dice Enzo, quindi... Se siete l'inizio, quasi vi consiglio di vedere il video che ho fatto in Bulgaria. Il secondo corso base, sì. Sì, che lì era gente piccoli, piccoli, e secondo me forse è quello forse fatto meglio. Avevo più voglia forse anche, perché sai anche le volte, e quindi ti ispira. Secondo me, perché poi alla fine per fare i granuli da mettere sotto le piante, chiaramente la gente, 50 piante, 80, io granuli non li avevo. Ho detto, beh, andate fuori, raccogliete sassi. Allora gli ho fatto, ho portato i sassi, ho messo tutti i sassi lì, ho detto, tu 50 piante, questo, li ho tutti divisi, e poi li ho fatti preparati, perché è un supporto. Se io comincio a comprendere, ma comprendere, non parlare, che lo spirito soffia dove vuole, e sono entità spirituali, il seme di luce, amore, divina, è divino. Quindi sono entità spirituali, chiamali angeli, arcangeli, non mi interessa, quello è un altro discorso. Ma quello è per un angelo, per un arcangelo, agire attraverso questo o questo, è lo stesso o questo qua, o il tavolo. Quindi il supporto, chiaramente si cerca un supporto confacente, ma non è sicuramente vincolante. E vabbè, ma tanto lo sanno come sono matto del tutto io. Perché vuoi togliermi questo titolo di matto? Voglio fare almeno il numero uno dei matti, insomma, no? No, ebbene, quindi ieri eravamo a vedere una casa, un'abitazione. Mancavano le forze terrestri. Se in una casa mancano le forze in un'abitazione, in un ambiente, hai dei problemi in casa. Perché anche la casa è un essere vivo. Beh, allora... In genere io uso i tubi dell'acqua. Tubi dell'acqua, metto il dispositivo per l'acqua, che quindi aumenta la qualità dell'acqua, ne consuma di meno tutto quanto, ma come tubo è lungo chilometri, 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 e quindi porto su le forze di madre terra. Quindi normalmente metto questo dispositivo intorno al tubo e basta. Non bastava lì. Lì era una situazione pesante, non bastava. Dico, ne metto due. Lo metto lì e lo metto anche sull'acqua calda, quindi ce l'ho nei termosifoni, che è sempre un modo di portare forze. Non bastava. E cosa ho fatto? Qual è il terzo tubo?
Il tubo di scarico, bravo. Quindi mi sono ficcato sotto il water, che era un po' così, e come supporto ho preso un nastro adesivo, c'è del nastro adesivo, quel bel nastro grigio, ho fatto il prodotto come supporto, gliel'ho attaccato dietro il water e la casa si è messa a posto. Capisci? È un po'... Noi non abbiamo idea anche di cos'è una casa, non abbiamo idea, la casa è quella lì, sì, e che forze ci sono. Una casa che fa... aiuta o ti fa malare? Quella è una casa che faceva malare. E ti chiamano per quello quando hanno problemi, che è palese che c'è il problema, però come fai a venirne fuori? Quindi usi anche il tubo del water, perché è un tubo, è un vortice, dalla terra è un vortice per salire, come uso molto le canne fumarie, vortice che scende per far scendere i celesti, il cosmo. Bisogna essere creativi. Sì, mi veniva in Furlano, anni di Friuli, vabbè. Vabbè, ci salutiamo? Va bene, grazie. Bene ragazzi, auguri a tutti gli agricoltori. Andate a trovare un agricolo e andate là a rompergli le scatole il sabato e via. O prendetevi 10 metri quadri. Grazie.